Va bene, allora prendo la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza, benvenuti. Ho l'onore di dare il via ai lavori, diciamo, più specialistici di questo convegno che si articola in 3 sessioni a partire da oggi e che, ricordo, presenta una prospettiva problematica fin dal titolo sulla democrazia. Ora non sarà inutile soffermarsi di nuovo sulla vastità ed eterogeneità ricomprese nel termine stesso di democrazia e guidati in una bella conversazione come comitato scientifico, per cui mi sento di ringraziare ancora una volta Enzo Fignani, abbiamo deciso, oppure abbiamo finito quasi naturalmente, per dare spazio non solo e non tanto agli idealtipi di democrazia, quanto ai transfer, ai problemi, alle aporie teoriche e pratiche che forse questa stessa forma di Stato e di organizzazione della società porta con sé. Abbiamo dovuto fare tante scelte, eravamo comunque tutti concordi sul fatto che non si ripensa mai abbastanza alle origini. E questo è un po', il cuore tematico e cronologico del mezzo pomeriggio che ci sta aspettando. Partiremo infatti dalla fine del XVIII secolo. Da una parte la rivoluzione americana, la costruzione della sua democrazia con una serie di inclusioni ed esclusioni che continueranno a scandire la storia di un paese, di un continente. Ci chiederemo, grazie al nostro relatore Matteo Battistini, quanto si possa parlare di modello atlantico. Dall'altra parte, una rivoluzione che si deve chiudere, la rivoluzione francese, dal Brumaio in poi, c'è una tentazione autoritaria in seno ad ogni costruzione democratica. Ecco, ho già fatto i nomi dei due relatori che ci accompagnano nella prima parte di questo pomeriggio. Matteo Battistini insegna all'Università di Bologna, sede di Forlì, nella sua cospicua bibliografia si individuano due interessi molto, molto ben concentrati, la figura di Thomas Paine e la sua circolazione atlantica e transatlantica, e poi gli studi più recenti sulla classe media, proprio in rapporto alla storia della democrazia americana. Ho il piacere di citare, per non fare un elenco troppo lungo, semplicemente le sue due monografie, Una rivoluzione per lo Stato, Thomas Paine e la rivoluzione americana nel mondo atlantico del 2012, e poi un titolo emblematico, Storia di un feticcio, la classe media americana, un libro recente del 2020. Antonino De Francesco insegna all'Università Statale di Milano, è uno dei maggiori esperti italiani di rivoluzione francese, bonapartismo ed età delle rivoluzioni, diciamo, in Italia e in Francia, ma anche in tutta Europa. Per citare alcune delle sue opere più recenti, ho il piacere di ricordare la biografia politica di Vincenzo Cuoco, la curatela di un volume molto originale sul triennio giacobino in Europa, La democrazia alla prova della spada, e poi più recenti, L'Italia di Bonaparte del 2011 e Tutti i volti di Marianna, una storia delle storie della rivoluzione francese, comparso in italiano e in francese nel 2018-2019. Ecco, prima di dare definitivamente la parola ai due relatori, ricordo che al termine di entrambe le relazioni potremo avere un 25-30 minuti di dibattito da prolungare poi eventualmente
dopo la seconda parte della giornata, perché è prevista appunto una pausa tra le due mezze sessioni. Allora, non rubo altro tempo, do la parola a Matteo Battistini, che ci presenta una relazione dal titolo Democrazia e Costituzionalismo, origini e tensioni nelle rivoluzioni atlantiche. Prego. Grazie, grazie Maria Pia, dell'introduzione e grazie anche al Comitato Scientifico per avermi invitato e a tutti voi che siete collegati. L'invito è stato particolarmente gradito perché mi ha, diciamo così, costretto a tornare su questioni, ambiti di ricerca che ormai da qualche anno avevo abbandonato ed è sempre utile e piacevole farlo. Partirei da, diciamo così, dalle ultime pubblicazioni storiografiche relative soprattutto alla rivoluzione americana, nel senso che dopo le grandi correnti storiografiche dell'ultimo quarto del secolo scorso, mi riferisco in particolare alla sintesi repubblicana, a quella liberale e alla cosiddetta history from below. Alcune recenti pubblicazioni in ambito storiografico anglo-americano hanno riacceso l'attenzione sulla rivoluzione americana, facendo però tesoro dello sviluppo della storia atlantica e della storia transnazionale. Mi riferisco in particolare al libro di Jonathan Israel, Il grande incendio, come la rivoluzione americana conquistò il mondo, libro nel quale Israel colloca la vicenda rivoluzionaria d'oltreoceano nel più ampio quadro euroamericano per enfatizzare una duplice continuità di idee, di illuminismo moderato e illuminismo radicale fra le due sponde dell'Atlantico. E mi riferisco anche al libro di Alan Taylor, Rivoluzioni americane, una storia continentale, dove invece l'esperienza nordamericana viene inserita nel quadro continentale dell'emisfero occidentale, sottolineando soprattutto lo scontro sociale che segnò la fondazione della Repubblica Statunitense. Ecco, alla luce di questa recente storiografia, il mio intervento intende proporre una riflessione sul rapporto storico tra Rivoluzione americana e Rivoluzione francese per mostrare come, nonostante le indubbie specificità e differenze che le distinguono, non possano essere considerate separatamente, né possano essere inquadrate dentro un singolo movimento storico essenzialmente democratico. Mi riferisco qui ovviamente al volume classico di Robert Palmer del 64, The Age of Democratic Revolution. Vista in una prospettiva di lungo periodo, quest'ultima lettura di Robert Palmer ha indubbiamente avuto ragione della visione eccezionalista della rivoluzione americana che la scuola del consenso aveva affermato negli anni 50 e che la celebre interpretazione filosofica di Hannah Arendt aveva consolidato, contrapponendo rigidamente il successo statunitense nella costruzione consensuale del governo rappresentativo alla sconfitta francese nel non trovare una stabile soluzione costituzionale. Tuttavia, come vedremo, o come spero emergerà, quello che accomunava le due sponde dell'oceano durante l'epoca delle rivoluzioni non era la democrazia, bensì l'emergere, di una tensione storica tra democrazia e costituzionalismo, certamente diversa per intensità ed effetti sulle due sponde dell'oceano, ma che comunque, a mio parere, attraversava le due rivoluzioni. Questo almeno emerge, considerando l'opera e la biografia politica di un autore e protagonista di entrambe le vicende, spesso sottovalutato, e cioè Thomas Paine. Dalla ricostruzione del suo dialogo polemico con John Adams nel primo dibattito costituente statunitense all'indomani della dichiarazione di indipendenza, e dal suo dialogo polemico con Bois d'Anglais durante la convenzione nazionale che avrebbe condotto alla Costituzione termidoriana, emerge quello che proverei a definire come costituzionalismo atlantico, e cioè
un discorso sulla Costituzione che su entrambe le sponde dell'oceano prendeva forma per frenare, per addomesticare le aspettative democratiche aperte dalle rivoluzioni. Secondo Paine, infatti, le due rivoluzioni avevano stabilito un principio d'uguaglianza che alimentava un movimento di ambizioni teoriche e pretese politiche che possiamo definire democratiche perché miravano essenzialmente all'ampliamento del suffragio. La ricaduta pratica del principio d'uguaglianza consisteva innanzitutto nella mobilitazione di ampie fasce della popolazione, prima escluse dal governo. Queste fasce della popolazione intravedevano nella conquista del voto la possibilità di superare le gerarchie del mondo coloniale americano e del regime feudale europeo. E dentro questo quadro teorico e politico aperto dalle rivoluzioni, Paine contribuiva al cambiamento concettuale del termine Costituzione, che aveva derivato dalla tradizione politica settecentesca della British Constitution. Paine non soltanto faceva riferimento all'atto del popolo che istituiva il governo e quindi all'affermazione del diritto positivo contro il diritto consuetudinario e quindi la definizione della Costituzione come testo scritto superiore alla legge perché espressione della sovranità popolare. Paine legava anche il processo costituente all'ampliamento del suffragio. In questo senso il suo discorso veniva percepito come democratico perché teorizzava e sosteneva una Costituzione in grado di rispondere positivamente alle aspettative d'emancipazione aperte dalla rivoluzione. E contro questa prospettiva veniva costruito un discorso politico che soltanto a partire dal XIX secolo sarebbe stato propriamente definito costituzionalismo. Un discorso politico che non mirava esclusivamente a stabilire la superiorità del testo costituzionale come garanzia della libertà politica e individuale. Un discorso che non teorizzava soltanto la divisione del potere politico, stabilendo le procedure della rappresentanza e il ruolo del potere legislativo, il funzionamento dell'esecutivo e l'organizzazione del giudiziario, e nel caso statunitense introducendo anche il federalismo. Un discorso che non proponeva dunque semplicemente una tecnica giuridica della libertà attraverso l'impiego del diritto positivo, ma intendeva anche delineare un quadro sociale e politico nel quale iscrivere appunto il concetto di Costituzione. Quando su entrambe le sponde dell'oceano i promotori del costituzionalismo argomentavano che soltanto il requisito del censo per accedere al voto avrebbe reso possibile il successo della Costituzione come sintesi politica delle diverse forze rivoluzionarie, veniva avanzata una specifica visione delle gerarchie della società, delle disuguaglianze determinate dal commercio e dell'assetto proprietario uscente dalle rivoluzioni. Per questo, senza negare la diffusa cultura costituzionale che le colonie avevano ereditato dalla madrepatria e senza svalutare il fondamentale lavoro teorico svolto nel secolo precedente, il 1789, al quale viene normalmente attribuita la nascita del costituzionalismo liberale, è comunque possibile, a mio parere, individuare l'origine incerta e problematica del costituzionalismo nella pratica dello scontro politico e sociale aperta dalle rivoluzioni. Dove Paine, appunto, vedremo, sosteneva sì la Costituzione, ma rifiutava altresì il costituzionalismo come orizzonte complessivo delle nuove repubbliche americana e francese. Ovviamente con questo non intendo avanzare una visione omogenea delle due vicende rivoluzionarie. Non credo infatti che sia possibile parlare di costituzionalismo atlantico se non in relazione ai contesti nazionali, ovvero ai processi di costruzione della nazione
inaugurati dal 76 e dall'89. E tuttavia, su entrambe le sponde dell'oceano, i discorsi costituzionali erano accomunati dalla necessità di controbattere alle pretese democratiche aperte dalle rivoluzioni. E allora la figura di Paine, l'opera di Paine, la sua biografia, torna utile perché fornisce un valido punto di vista per riattraversare il confine storiografico che ha separato a lungo Stati Uniti ed Europa, senza per questo ricadere nella narrazione di una comune rivoluzione atlantica essenzialmente democratica. Partiamo quindi dal contesto coloniale, dalla guerra d'indipendenza. Il 9 gennaio del 1776 Paine pubblicava il pamphlet che avrebbe cambiato in modo irreversibile il rapporto politico delle colonie con la madrepatria. Distribuito in circa 150.000 copie, quando generalmente non venivano superate le 2.000, Common Sense, questo era il titolo del pamphlet, anticipava la dichiarazione di indipendenza. Non indicava semplicemente delle cause per spiegare il conflitto coloniale, ma offriva invece una teoria politica che rifiutava non l'autorità di un monarca in particolare, bensì la monarchia in generale. Common Sense non denunciava esclusivamente l'autorità del Parlamento inglese di tassare senza rappresentanza, ma proponeva un nuovo governo rappresentativo. Non avanzava alcuna pretesa in nome della Britishness, ma in nome dell'umanità. Nel pamphlet Paine spiegava che gli americani avrebbero potuto conquistare una vera e propria indipendenza soltanto riscrivendo il rapporto tra governanti e governati che regolava le colonie secondo la tradizionale rappresentanza degli interessi proprietari, mercantili o agrari. La continuità del governo coloniale doveva essere interrotta da un potere superiore a quello in mano al Parlamento inglese, perché fondato sull'uguale rappresentanza di tutti gli individui e proprio per questo legittimato a esercitare una effettiva autorità. Paine proponeva così un piano politico del tutto nuovo rispetto alle petizioni del passato, le petizioni che avevano alimentato la controversia coloniale, un piano nuovo perché contraddistinto da quello che può senz'altro essere definito potere costituente, sebbene l'espressione non figuri nel testo e venga normalmente attribuita, ovviamente, come sappiamo, all'abate Seyes. Secondo Paine, le convenzioni e le assemblee illegali istituite per resistere all'accentramento del potere nel Parlamento londinese durante la controversia coloniale dovevano servire a formare in autonomia la Costituzione, citando dal testo, to form a constitution of our own in a cool, deliberate manner. Veniva così espresso un bisogno di Costituzione che possiamo definire, a mio parere, democratico, perché rovesciava il principio gerarchico che caratterizzava la dottrina costituzionale inglese del common law, che era stata ereditata dalle colonie, la dottrina che era stata codificata nel 600 da Edward Coke e consolidata nel corso del 700 da William Blackstone. Mentre questa dottrina stabiliva che soltanto i cosiddetti learned men, cioè uomini istruiti e proprietari, avevano accesso alla politica e avevano voce in capitolo nell'interpretazione del diritto, Paine affermava invece un principio d'uguaglianza secondo il quale anche poveri e illetterati avevano il potere di giudicare il governo coloniale, valutare la possibilità di separarsi dall'impero, di dichiarare l'indipendenza, e la possibilità di redigere una costituzione appunto nel modo che ritenevano più giusto e opportuno.
Ecco, questa a me pare essere la portata democratica di common sense, un principio di uguaglianza che avrebbe alimentato il processo costituente e la lotta per l'ampliamento del suffragio nel periodo rivoluzionario e non solo. Seguendo un po' quella che è stata l'eredità di Paine nei primi decenni dell'Ottocento, si vede chiaramente appunto come la sua opera abbia influenzato il movimento di democratizzazione delle costituzioni statali degli Stati Uniti tra anni 20, 30 e 40, ma anche, per esempio, sul lato inglese, il movimento cartista. Sebbene Paine non impiegasse direttamente il termine democrazia, almeno non, diciamo così, nei suoi scritti statunitensi, questo termine, il termine democrazia, era esplicitamente presente in molte risposte seguite alla pubblicazione di Common Sense. Tra le molte fonti che potrebbero essere citate, mi limito ad un articolo del New York Journal del giugno del 76, in cui si può leggere, e cito, "We should be a proper democracy and form into a free popular government." Rimanevano ovviamente escluse da questa idea di democrazia e di governo popolare le donne, i servi, gli schiavi, confermando in questo senso l'assordante silenzio della dichiarazione di indipendenza contro il quale avrebbe preso le mosse il movimento abolizionista e suffragista dei primi decenni dell'Ottocento. Ciò non toglie però che le risposte a Common Sense mostravano quanto Paine fosse riuscito a spostare in avanti il limite delle pretese che era possibile avanzare contro le gerarchie del passato coloniale. Il concetto di Costituzione diventava democratico, veniva cioè aperto al potere interpretativo di ampie fasce della popolazione che rivendicavano il diritto di entrare nel gioco della politica. E non è un caso, allora, che sarebbe stato lo stesso Paine a descrivere al pubblico europeo la nuova Repubblica statunitense come una democrazia. E questo elemento è presente in Rights of Man, il pamphlet pubblicato in due volumi, nel 91 e nel 92, nel quale Paine sosteneva che con la rivoluzione americana la democrazia aveva perso l'antica accezione di governo diretto nella misura in cui era stata fondata sulla rappresentanza. Durante la guerra d'indipendenza, in realtà, il sostantivo democrazia e l'aggettivo democratico avevano comunque un'accezione per lo più negativa. Un'accezione negativa che segnalava il timore della degenerazione della Repubblica nell'anarchia. Ovviamente questo era un timore presente soprattutto nella pamflettistica loyalist, di coloro che si schieravano contro l'indipendenza, ma era presente anche all'interno, diciamo così, del fronte indipendentista, come mostra ad esempio la pubblicazione nel maggio del 1776 del pamphlet Thoughts on Government che John Adams pubblicava per contrastare la grande diffusione di Common Sense. Adams non nominava Paine in questo pamphlet, ma il suo nome è ben presente, diciamo così, nella sua corrispondenza privata che prepara un po' la stesura di questo pamphlet, ma in ogni caso nel pamphlet Adams spiegava che non bisognava seguire la prospettiva politica indicata da Common Sense. Non tutti dovevano avere voce in capitolo nel processo costituente, ma esclusivamente coloro che venivano definiti da Adams sober men, uomini sobri, ovvero well-born e educated. Secondo Adams, in virtù della loro posizione sociale che li esentava dal lavorare, gli uomini sobri potevano dedicare tempo alla propria istruzione, allo studio della letteratura politica e costituzionale e dunque alla pratica del governo. Adams chiamava ovviamente in causa Montesquieu per sostenere
che la Repubblica doveva trarre esempio dalla gloriosa storia costituzionale dell'ex madrepatria. Doveva dunque essere fondata sul principio della virtù, nella misura in cui però questa, la virtù, non definiva affatto una qualità universale, ma era posseduta da pochi. La rappresentanza politica doveva essere limitata facendo della proprietà il criterio costituzionale per accedere al voto. La rappresentanza politica doveva essere limitata anche dividendo la rappresentanza stessa in camere diverse e attribuendo il potere di veto al governo, in modo da evitare che l'assemblea legislativa esercitasse potere in stretta connessione con la volontà popolare. L'obiettivo politico era quindi chiaro, era cioè quello, per usare un altro termine presente nel pamphlet di Adams, di costruire una aristocrazia della mente, legittimando appunto la supremazia di well-born e educated nella nascente nazione politica. I pensieri sul governo proponevano quindi un costituzionalismo che mirava essenzialmente a scindere la Costituzione dalle istanze democratiche emerse nella lotta per l'indipendenza. In questo senso, la Costituzione, come testo scritto, doveva certamente trarre legittimazione dal popolo in ragione della sovranità popolare, ma doveva altresì legittimare quelle gerarchie politiche e sociali necessarie, a suo modo di vedere, alla costruzione di un governo stabile e duraturo. Il rischio, altrimenti, era che maggioranze democratiche, e qui faccio una parafrasi del testo di Adams, il rischio era che maggioranze democratiche, piene di risentimento per la condizione di privazione e povertà, depredassero i ricchi. Non c'era alcun dubbio, spiegava Adams, che il governo dovesse essere fondato sulla sovranità popolare, ma poi aggiungeva, e cito, fino a che punto dobbiamo portare questo principio? Adams affermava che con l'ampliamento del suffragio, e cito ancora da una sua lettera a James Sullivan del 26 maggio del 76, affermava che con l'ampliamento del suffragio non ci sarà fine. Sorgeranno nuove rivendicazioni, le donne chiederanno il voto, i ragazzi dai 12 ai 21 anni penseranno che i loro diritti non siano stati sufficientemente rispettati e ogni uomo che non ha un soldo chiederà di avere la stessa voce di ogni altro in tutti gli atti dello Stato. La sovranità popolare tende a confondere e distruggere tutte le distinzioni e portare tutti i ranghi ad un livello comune. Questa tensione politica tra democrazia e costituzionalismo avrebbe contraddistinto non soltanto il processo costituente a livello statale, in particolare nello stato della Pennsylvania, dove lo stesso Paine era coinvolto, ma anche il dibattito politico che avrebbe condotto alla stesura della Costituzione federale del 1787, grazie all'iniziativa politica dell'elite commerciale e proprietaria all'indomani del trattato di pace che poneva fine alla guerra nel 1783. Come i Federalist Papers spiegavano con successo, e mi riferisco in particolare ovviamente al federalista numero 10, ma non solo, il costituzionalismo che emergeva dalla rivoluzione riconosceva che le forze in campo nella lotta per l'indipendenza erano mosse da passioni e interessi spesso in contrapposizione tra loro, e riconosceva anche che queste passioni e questi interessi risultavano anche dal rapporto gerarchico definito dal possesso e dal non possesso di proprietà. Ecco, a mio parere, una simile tensione fra democrazia e costituzionalismo può essere rintracciata anche nella Francia rivoluzionaria, dove Paine però affrontava una dinamica politica che sfuggiva alla sua iniziale interpretazione esposta in Rights of Man. In Rights of Man, dove sostanzialmente Paine presentava la rivoluzione francese
nel primo volume soprattutto di Rise of Man, come una replica della rivoluzione americana. Il terrore dimostrava, era lì a dimostrare anche alla penna di Paine, che l'Europa non era l'America. La Francia non sembrava in grado di uscire dalla rivoluzione, di redigere la Costituzione e costruire un nuovo governo rappresentativo. Il principio d'uguaglianza stabilito dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino aveva aperto la rivoluzione a durature aspettative democratiche e la richiesta del suffragio universale, insieme alle più acute disuguaglianze di proprietà, aveva innescato una forte conflittualità politica e sociale che era sfociata nel governo giacobino. Nonostante nel 1789 l'abate Seyès avesse descritto in modo ineccepibile la necessità del sistema rappresentativo, dichiarando impossibile la democrazia diretta, il rifiuto della rappresentanza che Jean-Jacques Rousseau aveva teorizzato nel 62 con il contratto sociale influenzava in modo decisivo la vicenda rivoluzionaria, determinando una continua disputa tra chi rappresentava e chi era rappresentato. E questa disputa emerge, diciamo così, anche dalla penna di Paine. In una lettera indirizzata a Jacques Danton, il 6 maggio del 93, Paine sosteneva che anche nella rivoluzione americana la pressione popolare sul Congresso continentale per richiedere il controllo dei prezzi e maggiore uguaglianza aveva determinato non poche difficoltà nel chiudere il processo costituente e terminare la rivoluzione. Eppure, a suo parere, in Francia, e cito da questa lettera, non solo i rappresentanti, ma la rappresentanza stessa è contestata pubblicamente. Quindi possiamo dire che la crisi della rappresentanza costituiva il nucleo problematico dell'intera vicenda costituzionale francese anche nel 1795, quando, dopo la destituzione di Robespierre, la Convenzione nazionale riacquistava autorità avviando un dibattito costituzionale nel quale Paine sarebbe nuovamente stato protagonista in un certo senso, nel senso che avrebbe nuovamente alimentato una aspra polemica politica. In una lettera al presidente della Convenzione, sostenendo la posizione che riteneva necessario riformare la Costituzione giacobina, Paine affermava che tutte le modalità del terrore potevano essere facilmente rinnovate perché, e cito, nessun articolo nella Costituzione garantiva la libertà individuale e la libertà politica. Il 29 giugno del 1795, Boissard d'Anglais, presidente della commissione incaricata di modificare la Costituzione, non presentava in realtà alcuna modifica del testo, come era stato invece il mandato della Convenzione, e questo tra l'altro è un elemento simile a quanto successo negli Stati Uniti con la Convenzione Nazionale di Filadelfia, ma esponeva alla Convenzione una nuova carta costituzionale con un lungo discorso introduttivo con cui intendeva appunto legittimare la scelta di abrogare la Costituzione giacobina. Cito da questo discorso, Boissard d'Anglais dice: poiché sottraeva a manifatture e agricoltura coloro che servirebbero il loro paese meglio con il loro lavoro assiduo che non con vane dichiarazioni e con discussioni superficiali, questa Costituzione, la Costituzione giacobina, non era altro che l'organizzazione dell'anarchia. Il nuovo testo costituzionale, invece, rispondeva al duplice compito di ristabilire il meccanismo della rappresentanza e di ricostruire in società quella solidarietà necessaria per proteggere le proprietà del ricco e l'esistenza del povero. Così come l'élite indipendentista d'oltreoceano aveva formulato un costituzionalismo che individuava nelle disuguaglianze naturalmente prodotte dal commercio le fondamenta della Repubblica, allo stesso modo il costituzionalismo avanzato da Boissard d'Anglais rivendicava
la necessità politica di organizzare una aristocrazia della mente su cui fondare la Repubblica in modo stabile e duraturo attraverso un meccanismo rappresentativo in grado di selezionare le migliori figure sociali, quelle ricche e istruite, negando il suffragio a chi non era proprietario. Per uscire con successo dalla rivoluzione, il costituzionalismo affermava il criterio politico per il quale, e cito ancora dal discorso di Boissat d'Anglais alla Convenzione, per il quale colui che ha scambiato con un salario una parte della sua libertà perde temporaneamente l'esercizio del diritto di cittadinanza. La Repubblica doveva in questo senso essere governata dai migliori. Chi sono i migliori secondo Boissat d'Anglais? Cito ancora dal suo discorso di presentazione del nuovo testo costituzionale. I migliori sono i più istruiti e i più interessati al mantenimento delle leggi e tali uomini si trovano solo tra coloro che possiedono proprietà. Se si danno agli uomini senza proprietà i diritti politici e se sono sul banco dei legislatori, essi susciteranno disordini senza temerne l'effetto. Il costituzionalismo dei migliori poneva dunque la vicenda rivoluzionaria francese in continuità con quella statunitense, non però con la sfida democratica lanciata nel 1700. Buon pomeriggio. Senta, io non so se ho parlato con lei stamattina, ma sto facendo... Ma no, ma non sono... Forse dovremmo spegnere il microfono a Giustino Zulli. Ecco. Dicevo che il costituzionalismo dei migliori poneva in continuità la vicenda rivoluzionaria francese con quella statunitense, non però con la sfida democratica lanciata nel 76, bensì con il costituzionalismo degli uomini sobri che aveva trionfato con la Costituzione federale dell'87, come mostrava, d'altra parte, un pamphlet, A Defense of the Constitution of the United States of America, che John Adams aveva pubblicato nel 1789, esattamente contro quei filosofi come Condorcet che avevano criticato la divisione della rappresentanza e la limitazione del suffragio nell'ordine costituzionale d'oltreoceano. E quello stesso pamphlet veniva citato nel discorso con cui Boissat d'Anglais presentava il nuovo testo costituzionale. Paine sarebbe così nuovamente intervenuto criticando quel costituzionalismo contro il quale aveva lottato nella Pennsylvania rivoluzionaria, denunciando il pericolo che, e cito da una sua lettera inedita, la distinzione dei diritti come base per una nuova Costituzione scatenasse una vera e propria guerra contro la proprietà. Allo stesso modo, in quello che è uno dei suoi ultimi pamphlet politici, diciamo così, intitolato Dissertation on First Principles of Government, pubblicata nel luglio del 1795, Paine affermava, e cito, se si fa della proprietà il criterio, la proprietà diviene pomo della discordia. È possibile escludere gli uomini dal diritto di voto, ma è impossibile escluderli dal diritto di ribellarsi a tale esclusione. E quando tutti gli altri diritti sono tolti, il diritto di ribellione è reso perfetto. Come oltreoceano, Paine voleva quindi una Costituzione, ma rifiutava il costituzionalismo dell'élite. Non auspicava affatto una rivoluzione, una ribellione. Distingueva con estrema chiarezza il momento propriamente legittimo del potere costituente dal tempo del potere costituito quando era necessario rispettare la Costituzione. Tuttavia, il 7 luglio del 95 interveniva alla Convenzione ricordando di aver subito lui sulla propria pelle la violenza del terrore, ma dichiarando anche di considerare inevitabile un'insurrezione popolare contro la limitazione del diritto di voto, perché quella classe di individui impegnata nel lavoro non avrebbe avuto altro modo di avere voce nella Repubblica se non replicando la rivoluzione. Cito dall'intervento di Paine alla Convenzione. Che denominazione intendete dare al resto del popolo? Alludo a quella parte del popolo su cui ricade la parte principale del lavoro. Nella struttura del tessuto sociale, questa classe di persone è infinitamente superiore a quell'ordine privilegiato
la cui unica qualifica è la ricchezza o il possesso territoriale. In conclusione, direi che non è tanto interessante sottolineare il fatto che il suo intervento alla Convenzione fosse rimasto del tutto inascoltato. In fin dei conti, l'esperienza del terrore ricordava che la democrazia del suffragio universale era impossibile in quella contingenza. Piuttosto mi pare importante rilevare che la sua critica, il suo dialogo polemico negli Stati Uniti e in Francia, la sua critica alla limitazione del suffragio, consente di mettere a fuoco la tensione storica fra democrazia e costituzionalismo che avrebbe segnato l'intero mondo atlantico a partire appunto dall'epoca rivoluzionaria. Al di là delle specificità delle due vicende, dal dialogo polemico che Paine intratteneva con John Adams e con Boissard d'Anglais, emergeva, a mio parere, un comune discorso politico che consente di parlare di costituzionalismo atlantico in senso ampio, ovvero considerando le diverse pratiche e teorie giuridiche della Costituzione come variabili interne al sistema euro-americano degli Stati-nazione e come componenti di un progetto politico e sociale più ambizioso. Il progetto politico e sociale che intendeva costruire una convivenza umana nella quale la sovranità della legge, rule of law, definiva l'uguaglianza assicurando contemporaneamente l'accettazione delle gerarchie della società, delle disuguaglianze determinate dal commercio, dell'assetto proprietario uscente dalle rivoluzioni. L'origine del costituzionalismo può quindi essere collocata nel mondo atlantico, dentro un campo di tensioni le cui radici erano anche sociali. Il costituzionalismo atlantico non riconosceva l'uguaglianza politica e il suffragio universale come una condizione immediatamente realizzabile. Al contrario, in tensione con la democrazia, insisteva sulla divisione politica e culturale, prima che economica e sociale, fra ricchi e poveri, per consolidare in questo modo le gerarchie determinate dal possesso e dal non possesso di proprietà. La limitazione del suffragio in base al censo, insieme alla divisione della rappresentanza e all'allungamento della durata delle legislature, svolgeva il compito istituzionale di salvaguardare il governo rappresentativo dalle pressioni popolari e dalle aspettative democratiche aperte dalla rivoluzione. Nello stesso tempo, il costituzionalismo dei migliori assumeva la funzione politica di educare il popolo all'ubbidienza verso la rappresentanza e la legge, al rispetto della proprietà privata e all'accettazione delle disuguaglianze. E quindi il discorso democratico di Paine veniva accantonato su entrambe le sponde dell'Atlantico, ma sarebbe tornato appunto nella prima metà dell'Ottocento a fomentare, a guidare, a influenzare i processi di democratizzazione, almeno sul lato statunitense e britannico. Sul lato francese la situazione è molto più complicata ed è difficile ricostruire una sua eredità. Grazie. Grazie Matteo Battistini per questa appassionante storia transnazionale di quello che appunto è stato definito costituzionalismo atlantico, che, e come hai precisato tu stesso, ci accompagna fin nel cuore, se non nelle ultime propaggini del lungo Ottocento. Dico qualcosa, qualche spunto che magari chi vorrà potrà raccogliere nel dibattito. Ecco, il diritto di voto come il primo diritto, diritto irrinunciabile, misura stessa della democrazia e garanzia di tutti gli altri diritti. Con questa convinzione, sia da una parte, da chi voleva includere come Paine, sia per chi voleva escludere, il diritto di voto, come dire, era il baricentro stesso della discussione. Cosa che poi, finito l'Ottocento, ha perso parte della sua centralità, diciamo, nel mondo atlantico. Poi un breve accenno al fatto che da tutte e due le sponde si parlasse di democrazia in termini di umanità. Quindi qualcosa di esportabile da pensare come universale, oppure
come ci è stato rimproverato, le origini dell'imperialismo occidentale. E poi, infine, tante esclusioni che hanno vinto, due molto teorizzate, censo istruzione, con le quali si è alla fine identificata quella che era la virtù di Rousseau, due su cui non valeva neanche la pena di parlare, la razza e il genere, date assolutamente per naturali, perché, e anche qui torniamo a un problema di lungo periodo, per la stabilità, per rendere compatibile l'allargamento della sfera politica con la stabilità e l'efficacia dei governi e delle maggioranze. Grazie ancora e do subito la parola ad Antonino De Francesco, che ci presenta una relazione dal titolo Il lato oscuro della rivoluzione, democrazia e autoritarismi nel lungo XIX secolo. Prego. Sì, molte grazie. Anch'io desidero ringraziare gli organizzatori per questo invito, invito che ha raggiunto in tempi che non sapevamo essere felici e che si traduce soltanto oggi da distante, ma era un tema che molto mi appassionava e quindi sono ben lieto di essere qui a presentare qualche breve riflessione sulle questioni inerenti la dittatura, sulle questioni inerenti, le fortune del bonapartismo nella cultura politica tra 8 e 900. E comincio con un testo poco conosciuto che è del 1939, quindi nel pieno della minaccia della Germania hitleriana, che viene pubblicato da un giovane studioso inglese della Francia moderna, Alfred Cobban, dal titolo Dictatorship, It's History and Theory. E con quel lavoro l'autore si proponeva di illuminare i fondamenti teorici e gli sviluppi storici di un istituto che in Europa sembrava costituire ormai una preoccupante regola di governo. Coban avrebbe continuato negli anni immediatamente successivi, nel corso del secondo conflitto mondiale, a confrontarsi con temi resi centrali dalla drammaticità del momento, come l'autodeterminazione dei popoli e la crisi di civiltà. Ma avrebbe raggiunto la notorietà e si sarebbe ritagliato uno spazio nel panorama storiografico del secolo XX solo nel dopoguerra, quando sarebbe passato allo studio del 1789. A partire dalla metà degli anni 50, in ossequio agli indirizzi della storiografia inglese, Coban prese infatti posizione contro la lettura del 1789 in una chiave borghese e capitalista, quale anche oltre la Manica ancora in qualche misura si accreditava. Così, nel suo ben noto The Myth of the French Revolution, 1955, egli suggeriva come la rivoluzione di Francia fosse stata certo contraria all'aristocrazia, ma altrettanto alla modernità economica sotto il segno del capitalismo, con il risultato che approfittare della rivolta contro l'antico regime fosse un ceto di proprietari, nelle campagne come nelle città, dai forti tratti conservatori, che avrebbe esteso tale approccio a tutto il secolo XIX. L'interpretazione del decennio rivoluzionario da parte di Coban era così destinata a ridimensionarne il ruolo di spartiacque tra antico regime e contemporaneità, che in precedenza pochi, eccezione fatta per Tocqueville sotto il segno della continuità e poi per Taine sotto quello dell'inabissamento, si erano azzardati a suggerire. Nelle sue pagine, la rivoluzione finiva per trovare un più limitato posto nella plurisecolare storia della Francia moderna, perché diveniva solo una stagione di grande rilievo dove una classe di governo, forgiatasi sull'idolo antiaristocratico, avrebbe assunto per non più lasciare il potere. L'esperimento di governo di Bonaparte, questo sempre secondo Coban, avrebbe significato e il napoleonismo, nella declinazione poi del bonapartismo introdotto dal nipote, proprio tutto ciò avrebbe messo a punto e al tempo stesso rivendicato. Da qui a un giudizio sostanzialmente negativo nei confronti del portato della rivoluzione, il passo era breve. E in effetti per Coban il 1789, concludendosi con l'ascesa di Bonaparte,
aveva certificato l'incapacità della Francia di incamminarsi sul terreno battuto con grande successo invece dal Regno Unito. La costruzione di un sistema parlamentare rappresentativo, pur perseguita lungo tutto il decennio rivoluzionario, avrebbe fatto fallimento e al suo posto comparve Bonaparte, lesto a ricomporre, sempre sotto il segno di un potere autoritario, la compiutezza della statualità francese. In questa lapidaria conclusione giocava un ruolo decisivo e a mio avviso ben poco sottolineato negli studi di storiografia rivoluzionaria, proprio il lavoro d'anteguerra sulla dittatura da cui abbiamo preso le mosse. In quelle sue già lontane pagine compariva infatti un preciso riferimento all'esempio politico-ideologico esercitato dalla Francia nel contesto internazionale di secolo XIX, che costituiva, per sua stessa esplicita missione, un presupposto decisivo circa lo snodo delle riflessioni attorno agli sviluppi, nella prima metà del Novecento, degli istituti dittatoriali. Molte pagine di quel lavoro sull'istituto della dittatura erano d'altronde dedicate proprio al bonapartismo, letto come l'espressione compiuta della prima forma moderna di dittatura, e a riguardo Coban aveva cura di saldare l'ascesa del giovane generale alla debolezza del sistema rappresentativo in Francia, che mai sarebbe riuscito a dare stabilità politica al nuovo ordine. In questo quadro, sempre secondo Coban, il Brumaio apriva anziché chiudere una fase politica, e lo dimostra il fatto che egli facesse discendere tutte le dittature moderne da quel precedente soltanto. Napoleone Bonaparte, primo console e poi imperatore dei francesi, riceveva così una dettagliata attenzione che si traduceva nel prototipo del dittatore quale la modernità sarebbe tornata drammaticamente sperimentare nel primo Novecento. Il trionfatore del Brumaio seppe infatti andare incontro ai desideri delle élite del momento e non mancò di circondarsi, a destra come anche a sinistra, del sostegno di quanti, in precedenza, avevano militato sotto le insegne delle fazioni combattutesi l'una contro l'altra. La nazione, in breve, prendeva il posto della fazione, l'unanime riconoscimento di una volontà generale prevaleva sulle differenze di intenti animate dai partiti, e la sua politica della mano tesa, volta a chiudere l'aspro confronto politico seguito per un decennio al 1789 mediante un ralliement sotto le sue insegne, tutto questo avrebbe in definitiva significato e riassunto. E tuttavia, quanto più colpiva Coban era la capacità di Bonaparte, sin dall'inizio e sino all'ultimo, di venire incontro alla sensibilità di una nuova generazione, ormai pienamente romantica, che nelle sue gesta e nella sua attitudine avrebbe trovato un punto di riferimento, un modello attorno al quale costruire il proprio immaginario individualista, ossia la propria rappresentazione di un ego ormai pienamente emancipato da convenzioni e pregiudizi e dunque il superamento di tutti i limiti entro i quali gli uomini di governo prima di allora erano puntualmente rimasti imbrigliati. La circostanza che Bonaparte fosse, o almeno apparisse, del tutto libero dai tradizionali pregiudizi di una società corporata avrebbe, sempre a detta di Coban, costituito lo straordinario motivo di consenso della società francese e presto europea nei confronti del suo potere. E soprattutto questo elemento egli aveva cura di sottolineare perché, a detta dello storico britannico, costituiva il principale lascito che la stagione napoleonica aveva consegnato alle dittature di secolo XX. Per questo motivo, una lettura siffatta del napoleonismo suggeriva a Coban di molto limitare il significato dell'azione del nipote, ossia di quel Napoleone III, che pure avrebbe rilanciato con forza il mito bonapartista nella Francia della Seconda Repubblica, che avrebbe fatto a sua volta, come ben noto, un Brumaio e puntualmente ricostituito un impero, poi miseramente crollato a Sedan. Merita di sottolineare come, sempre a detta di Coban, il nipote avesse però non poco confuso il quadro, perché sin dai suoi primi passi nella vita pubblica, ossia sin dal 1839, quando stampò alcune idee napoleoniennes, egli aveva ricondotto l'azione dello zio al campo propriamente rivoluzionario e aveva quindi suggerito, sempre a detta di Coban, un'impropria linea di continuità tra i valori dell'89 e la sua azione di governo. A detta di Coban, con quel suo intervento, il giovane Luigi Napoleone, combattendo il liberalismo di Luigi Filippo d'Orléans e la sua politica del juste milieu mediante il rilancio del profilo rivoluzionario dell'imperatore Napoleone I, avrebbe distorto il senso del Brumaio, trasformandolo in un'altra rivoluzione ancora, l'ennesima, anche se l'ultima,
quando invece l'aveva soltanto sigillata. Le scelte del giovane Luigi Bonaparte suggerivano come lo zio si fosse in realtà allineato ad una dinamica politica che sin dal 1789 era progredita per bruschi salti in avanti, quasi sempre segnati da un coup de force comunque necessario per ricollocare il corso della rivoluzione nel suo naturale letto. Lungo questa direttrice, egli poteva pertanto concludere che il sistema di potere fondato dallo zio fosse un meccanismo di governo che rifiutava la libertà solo per poterla poi riproporre, quando le condizioni sociali e politiche della Francia fossero tornate capaci di affrontare il tumultuoso corso della politica democratica. Questo, sempre per Luigi Napoleone, avevano significato i plebisciti, tramite i quali Bonaparte aveva fatto ratificare le proprie grandi scelte politico-istituzionali. Il ricorso alla consultazione popolare stava a indicare come egli ritenesse che il potere sempre e comunque derivasse dal popolo e che la volontà generale si identificasse di conseguenza con quella dei francesi. Per Coban, invece, questa ricostruzione dell'opera di governo di Napoleone I, fatta dal nipote, era del tutto impropria e volutamente fraintendeva il senso dell'avventura bonapartista, che a suo avviso costituiva invece un'originale dittatura, proprio perché faceva sfoggio di un dichiarato omaggio alla volontà generale. E ciò va a sottolineare come, così concludendo e individuando nel bonapartismo la radice di ogni moderna dittatura, Coban facesse un'operazione in controtendenza rispetto al modo con il quale, dalla caduta di Napoleone III in poi, in tutta Europa si era guardato invece al fenomeno. Sin dalla stentata vita della Terza Repubblica, con lo spettro del generale Boulanger a suggerire come la magia di un nome potesse impedire ogni stabilizzazione in chiave democratica della Francia, il napoleonismo, inteso quale sistema autoritario e accentratore in nome di una modernità politica comunque fondata sul suffragio universale, era un incubo ricorrente negli ambienti della sinistra europea, ma si coniugava direttamente all'esperimento del secondo impero del nipote e non a quello dello zio. Ancora agli inizi del XX secolo, la polemica in Francia come in Italia del sindacalismo rivoluzionario contro il napoleonismo si volgeva contro l'esperimento del secondo impero, mentre Coban, nella propria descrizione degli sviluppi delle moderne dittature, restituiva invece attenzione alla stagione del primo, dalla quale e attorno alla quale, sempre a sua detta, avrebbero preso riferimento tutti i sistemi dittatoriali orientati a destra, ma anche a sinistra, che ne sarebbero seguiti. La prova era offerta dall'attenzione che sempre Coban riservava al fenomeno del caudillismo. Quanto accaduto nell'America emancipatasi dal dominio spagnolo era la prova di come la dimensione autoritaria e retriva del napoleonismo avesse facile impianto all'interno di contesti sociali arretrati, privi di un'articolazione della vita politica e economica e dunque facile terreno di coltura per le ambizioni di singoli uomini d'arme, pronti ad assumere le vesti del dittatore utilizzando in maniera spesso fanfaronesca il ricorso alla forza della spada. Sul giovane Luigi Bonaparte, su Alfred Coban, pur a così grande distanza di tempo da quelle loro rispettive considerazioni, credo comunque opportuno di nuovo tornare, non tanto per prendere le parti di quello contro questo, quanto per ricordare come l'ascesa del generale Corso non concludesse affatto la rivoluzione, perché nella sostanza, al di là dell'autoritarismo di governo, proprio agli anni del cosiddetto consolato, 1800-1804, molto dicono di come le parole del 1839 del giovane nipote fossero nel giusto quando sottolineavano come l'ascesa al potere dello zio non potesse essere liquidata come la fine della vicenda avviata nell'89, perché in realtà la figura dell'uomo d'armi chiamato a interpretare la volontà generale era in linea con quanto dischiuso nel secolo XVIII dal tempo stesso delle rivoluzioni. Su questo, proprio di recente, un fine studioso della Francia rivoluzionaria, qual David Avram Bell, ha trovato il modo di tornare per rileggere la categoria del carisma politico lungo le coordinate di una forza propriamente rivoluzionaria. E lo ha fatto prendendo in esame la cosiddetta età delle rivoluzioni democratiche, ossia il periodo che tra gli ultimi decenni del XVIII secolo e il 1820 vide, di qua come di là dall'Atlantico, una mobilitazione di impressionanti dimensioni sotto il segno della richiesta di una più ampia partecipazione alla vita politica da parte di gruppi sociali precedentemente esclusi. Bell non dimentica di subito aggiungere come quella stagione,
alba aurorale delle moderne democrazie, abbia comunque escluso gruppi sociali, non abbia risparmiato conflitti intestini, abbia disseminato il proprio percorso di violenze e soprusi verso singoli soggetti e gruppi e molto abbia stentato e spesso fallito nella stabilizzazione, lo abbiamo appena ascoltato, di un sistema politico costituzionale. In questo quadro, non di meno, hanno fatto la loro comparsa soldati e condottieri. Washington, Bonaparte, Louverture, Bolivar, sono i personaggi di questa vicenda declinata sotto il segno dell'invadenza presto assunta dal carisma nelle rispettive vicende politiche delle rivoluzioni atlantiche. In tal modo Bell ha provato a tenersi distante dalla diffidenza che nella cultura democratica del tempo recente ha finito per accompagnare il confronto con la figura del militare nell'agone della politica rivoluzionaria. A suo dire, e aggiungiamo subito che l'analisi trova concorde l'autore di queste poche note, mai va dimenticato di ricordare che nel corso delle rivoluzioni democratiche la presenza di individualità spesso dai tratti autoritari non è stata la drammatica e inattesa deriva di un processo altrimenti indirizzato verso i radiosi destini della libertà, piuttosto ne è stato un elemento di sostegno e accompagnamento, ossia una sorta di lato oscuro della democratizzazione della vita politica, che solo la pretesa dei posteri di tutto misurare sul solo metro della libertà ha portato a denunciare come un elemento esogeno rispetto alla dinamica dei frangenti rivoluzionari in esame. Tuttavia, ed è questo il punto centrale delle considerazioni che vo proponendo, si tratta di un'operazione largamente impropria che tende a sottovalutare lo stretto nesso tra i condottieri e le rivoluzioni, delle quali quelli sono stati alla volta il frutto e i protagonisti, e che quindi ne ignora i punti di riferimento culturali per correre ad omologare in termini per lo più retrivi la loro esperienza nei confronti delle generazioni future. Ha ragione, David Bell colloca nella piccola isola di Corsica, in lotta prima contro i genovesi e poi contro i francesi subentrati loro, le origini delle figure carismatiche quali la nuova sensibilità culturale e politica di secolo XVIII era disposta a promuovere nell'immaginario collettivo. Il riferimento a Pasquale Paolo, Babbo di Apatria, su di lui si era versato inchiostro sin dal 1758, quando l'abate Corso Gregorio Salvini lo aveva magnificato alla stregua di un condottiero di libertà, i cui precedenti erano tutti riconducibili alle pagine di Plutarco. Dalla penisola italiana, che cercava chi la potesse risollevare nella considerazione d'Europa, il mito di Paoli trascimò in Francia, in Inghilterra, Voltaire, Rousseau, che scrisse addirittura una Costituzione per l'isola in rivolta, e sempre sulla stessa traccia scrissero a favore di Paoli Catherine Macaulay e addirittura il fortunatissimo Account of Corsica, che è del 1768 di James Boswell, opera tradotta in più lingue, frutto di un viaggio del giovane inglese a Corte, la cittadina tra i monti di Corsica, che Paoli aveva eletto a capitale, dove si stampava un giornale ed era pure una università. Da questo quadro Bell muove per analizzare le figure di Washington, Bonaparte, Louverture e Bolivar, lungo coordinate dove i punti di contatto sembrano più gli elementi emotivi, ossia la loro capacità di suscitare ammirazione ed entusiasmo, quindi consenso, che non il rimbalzo delle dinamiche politiche puntualmente presenti tra le varie rivoluzioni. Per questo motivo proverò qui a destreggiarmi sullo stesso terreno in modo un poco diverso rispetto a Bell, sottolineando come l'ascesa di soldati, che sono in realtà dei politici, perché sono nella sostanza degli individui che fanno uso delle armi su un terreno presto assai più ampio dei soli campi di battaglia, abbia certo una comune radice nello spirito del tempo, segnatamente la cultura illuministica portata a disintegrare il nesso tra carisma e predestinazione divina, ma sia anche il prodotto di esempi concreti, di precedenti assurdi a condizioni emblematiche che spingono gli uni a emulare gli altri in un gioco a rimbalzo che è un brillante esempio di una storia globale declinata lungo la traccia delle pratiche politiche. Anche in questa ricorsa all'imitazione, infatti, sta la possibilità di leggere il profilo democratico e rivoluzionario delle individualità in esame ed è dunque una via per comprendere come questo esempio si sia mantenuto per tutto l'Ottocento, accompagnandosi ai conflitti per l'indipendenza e le libertà delle nazioni, ovvio riferimento al generale Garibaldi, per tornare poi ad esplodere nel corso del primo conflitto mondiale, con la figura in primo luogo di Mustafa Kemal, ma forse non andrebbero scordati neppure Kierensky e Kornilov.
Di questa vicenda altri sicuramente parlerà, e uscirei dal seminato cronologico che in questa sede mi sono prudentemente assegnato. Ma per restare sul terreno delle rivoluzioni atlantiche e del legato politico-ideologico che si sarebbero incaricate di dare al lungo, lunghissimo Ottocento, prendiamo le mosse dalle origini di questo tragitto. Quindi Pasquale Paoli, sì, ma dopo Pasquale Paoli, George Washington. La sua vicenda personale meriterebbe di dettagliare, ricordando che il suo comando dell'Armata Continentale fosse costellato di insuccessi e sconfitte, nel suo palmarès non ci furono solo Trenton, Princeton, Yorktown, e che venne ripetutamente messo in discussione nel comando supremo. L'incontro con la Francia e col generale Lafayette fu decisivo perché gli affinasse il proprio personaggio, raffigurandosi come l'interprete e l'esecutore delle aspirazioni di un nuovo popolo al quale, guidandolo in battaglia, tutto dette senza nulla pretendere. È noto che al termine delle ostilità sembrò preferire restituirsi alla nativa Virginia, dove avrebbe ripreso la vita del proprietario terriero e di schiavi, aggiungiamo noi, se le turbolenze seguite ai primi anni dell'indipendenza non lo avessero chiamato a guidare la convenzione di Filadelfia, dalla quale uscì una nuova Costituzione che infine, ratificata non senza difficoltà, lo portò alla presidenza degli Stati Uniti e contemporaneamente alla guida dell'esercito. Negli anni 90 parlare dell'immagine del padre della patria, dell'uomo che disinteressatamente si era fatto presidente per guidare la giovane libertà statunitense per le perigliose vie della politica internazionale, ma la sua pretesa di stare al di sopra delle parti, chiamando nel proprio esecutivo federalisti e democratico repubblicani, riassumeva la pretesa di raccogliere con l'esempio della propria persona, uomo d'armi e al tempo stesso statista, la quintessenza dell'origine rivoluzionaria degli Stati Uniti. In questo ebbe anche le sue belle difficoltà. Il carisma di cui aveva goduto ai tempi della guerra agli inglesi venne lentamente scemando, proprio causa la politica, negli 8 anni di presidenza, quando prese le distanze dalla radicalizzazione del processo politico innestato in Francia dalla rivoluzione, rimase stordito dal tracollo della popolarità del suo prediletto Lafayette, sostenne Hamilton contro Jefferson e Madison e per salvaguardare la propria immagine di padre della patria pensò addirittura di non fare un secondo mandato. Poi ci ripensò, fece un secondo mandato tra il 92 e il 96, ma dopo altri 4 anni di presidenza la situazione era, se possibile, peggiorata ed egli si era piegato a sostenere apertamente Hamilton contro Jefferson, il gruppo favorevole a un riavvicinamento all'Inghilterra rispetto a quello che guardava con simpatia alla Francia, e stavolta si decise a passare la mano con un messaggio d'addio dove prendeva congedo dai suoi concittadini non senza averli esortati a restare uniti, combattere lo spirito di fazione, raccogliersi attorno alle istituzioni sorte dalla Costituzione dell'87 e soprattutto tenersi distanti dalla guerra che agitava lo scacchiere internazionale. Oltre ai tratti della nobiltà del discorso che richiamava il passo all'indietro che molti grandi del mondo classico non avevano esitato a fare, Washington pensava con quell'ultimo gesto di consegnarsi certo alla storia, ma più prosaicamente anche di segnare il futuro politico statunitense. Gli avvenimenti di lì a breve seguiti avrebbero tutto detto di quanto stesse sbagliando, di come lasciasse una situazione dove il conflitto fra le parti non solo non si era ricomposto, ma anzi era destinato ad una drammatica accelerazione. La politica, insomma, si era fatta carico di sfregiare l'immagine carismatica di Washington, che concluse la sua esistenza in Virginia in un isolamento che stava a metà tra la figura di Cincinnato e quella di un accigliato uomo segnato dall'ingratitudine di quanti aveva portato a un'esistenza nazionale. Quando però morì sul finire del 99, aveva già un erede di là dall'Atlantico, perché Bonaparte con il Brumaio aveva appena preso il potere presentandosi a sua volta come l'uomo della nazione, colui che aveva salvato la Repubblica Francese dal rischio della dissoluzione, sia a fronte della minaccia di un'invasione delle potenze alleate, sia a causa di un conflitto di fazione che addebitava per intero alla debolezza del sistema politico direttoriale. Il suo colpo di mano era stato presentato quale una nuova rivoluzione che restituisse stabilità alla Repubblica, mettesse fine a ogni estremismo, chiamando alla partecipazione al nuovo sforzo di governo quanti in precedenza si erano violentemente combattuti. E non è un caso che la morte di Washington venisse utile a Bonaparte per favorire un paragone con il fondatore della nazione americana e per dipingersi su quella traccia
quale l'uomo che ne raccoglieva il testimone e diveniva il vero alfiere del repubblicanesimo. Molti erano gli aspetti della vita del primo presidente degli Stati Uniti che già da tempo avevano affascinato Bonaparte. Non solo il profilo d'uomo d'armi per la libertà del suo popolo, ma anche la disponibilità a farsi uomo di Stato. E questa era l'analogia che intendeva introdurre tra sé e altre figure repubblicane. E non vi è dubbio che nei primi mesi del 1800, nel pieno del processo di costruzione della sua personalità pubblica, il parallelo con Washington molto lusingasse Bonaparte. Lo dimostrano gli scritti in lode di Washington, sapientemente finanziati dallo stesso esecutivo, che tendono a dimostrare uno stretto nesso tra i due. L'uno e l'altro erano infatti due soldati dai tratti molto particolari perché facevano delle armi il loro modo di spiegare un pronunciato civismo. Per questo motivo si dicevano prestati alla politica, erano cioè soggetti al di fuori della mischia di partito, ma non per questo avevano scordato la dimensione rivoluzionaria della loro scesa, perché si identificavano completamente con il nuovo ordine improntato all'indipendenza e alla sovranità popolare, che intendevano stabilizzare sotto il segno di un moderatismo di governo pronto a tagliare le unghie agli estremisti per ribadire come la libertà si traducesse in una ordinata prospettiva di progresso. Tutto questo è andato a lungo scordato perché l'equivalenza tra i due costituisce ancora oggi una sorta di tabù nella storiografia statunitense, dove Washington e Bonaparte sono puntualmente contrapposti. E ancora di recente si è così potuto sostenere che i due condottieri fossero totalmente contrapposti l'uno all'altro. L'uno avrebbe rappresentato la parte migliore della politica dei lumi, l'altro avrebbe in qualche misura rappresentato una sorta di Robespierre a cavallo. E tuttavia si tratta di una distinzione cui solo l'eccezionalismo americano da un lato e specularmente quello francese dall'altro hanno, per motivi opposti ma coincidenti, consentito una larga fortuna. Ad una più attenta disamina, qualora si allarghi il campo dei nostri interessi da un punto di vista cronologico e geografico, appare chiaro come la guerra e la nascita di nuove figure di militari abbiano segnato tutta la vicenda del mondo atlantico, sino, grosso modo, alla formulazione della dottrina Monroe del 23. In un quadro siffatto, l'esempio prima di Washington e poi di Bonaparte segnò fortemente l'esperienza delle guerre, tutte rivoluzionarie, che in quel tratto cronologico ebbero luogo d'un lato all'altro dell'Atlantico. Cordiamo in avanti, senza sostare sul fatto che tra l'uno e l'altro, proprio in Francia, la scelta nella primavera del 92 di avviare una guerra rivoluzionaria in Europa favorisse l'ascesa dei generali in politica, Lafayette, che sin dal 1789 non vedeva l'ora di emulare Washington in patria, tentò di proporsi nell'estate del 92, a fronte della fragilità della monarchia e dei primi rovesci militari, quale un possibile salvatore della patria, subito imitato l'anno successivo con pari sfortuna da Dumouriez. Entrambi erano suggestionati dalla stessa idea che le ostilità fossero rigeneratrici della nazione e potessero quindi assicurare quella moralità di cui dava prova il popolo statunitense. Tralasciamo anche di sostare sulla figura di Francisco di Miranda, colui che avrebbe promosso la causa dell'emancipazione del mondo ispanoamericano dalla madrepatria e i cui primi passi nella carriera delle armi rivoluzionarie risalgono sempre al 1792, quando in Francia ricevette dal gruppo di Brousseau l'offerta di guidare una spedizione militare nel Nuovo Mondo con il dichiarato proposito di coinvolgere tutto il continente americano nel conflitto con gli inglesi. E al di là delle scelte personali di quest'ultimo, che avrebbe preferito per il momento rinunciare, va sottolineato come l'esempio del militare patriota fosse ormai presente a illuminare la scena politica anche dell'intero Nuovo Mondo. Tale riguardo, negli anni successivi, un particolare impulso avrebbe dato la vicenda di Santo Domingo, dove la rivolta degli schiavi e l'insurrezione dei mulatti favorirono la nascita di altri militari, dove il combattimento per la libertà tracimava presto sul terreno dell'azione di governo. L'esempio più significativo, anche se ben poco conosciuto per ragioni che molto pertengono alla peculiare declinazione assunta dagli studi su Haiti, è quello di André Rigaud, un mulatto che sarebbe presto divenuto la guida dei liberi di colore, sempre fedele alla rivoluzione di Francia, uomo d'armi ma anche di governo, dal quale il suo avversario Toussaint Louverture, la guida degli schiavi, prese di certo esempio. E a sua volta prestato alle armi, Louverture, uno schiavo che aveva comprato la propria libertà alcuni anni prima, seppe a sua volta fare della guida dell'insurrezione il trampolino di lancio per divenire un uomo di governo.
tanto che una volta riconciliatosi con la Francia seppe contrapporsi allo stesso Rigaud, presentandosi quale il vero pacificatore dell'isola sotto il segno della fine della schiavitù e delle discriminazioni razziali in cambio del mantenimento del sistema di Piantagione. Devo andare di fretta perché penso di avere brutalmente sfondato, come dire, il tempo che mi era stato assegnato. Mi limito semplicemente a sottolineare come l'ouverture prendesse poi subito esempio da Bonaparte e questo divenuto primo console, l'ouverture proponesse una costituzione per la colonia di Santo Domingo che altro non era che una riproposizione dell'azione di governo messa a punto da Bonaparte soltanto alcuni mesi prima. E se vogliamo seguire ancora le vicende di Haiti sino alla spedizione militare voluta da Bonaparte contro l'ouverture e al suo fallimento nel 1803 con la nascita appunto della Repubblica Nera di Haiti, anche altri personaggi che guideranno quella Repubblica Nera, prima Dessalines, poi Christophe, Pétion, sono tutti soldati, sono tutti militari che hanno costruito la loro immagine su questo profilo di organizzatore di nazioni d'un lato e fondatore di libertà dall'altro. Lo stesso discorso noi potremmo tranquillamente sviluppare per le vicende che concernono le molteplici guerre di indipendenza, ma al tempo stesso intestine, che devasteranno l'America ex spagnola. E quindi vi è un diretto nesso tra la rapidità del processo di indipendenza di un intero continente e la nascita di militari presto portati a giocare un ruolo di governo grazie al vuoto politico in parallelo venutosi a creare. Le considerazioni che si sono qui sopra esposte stanno così a suggerire come quel requisito si sarebbe ben presto rivelato ininfluente se a dare benzina al motore del caudillismo non fossero intervenuti gli esempi delle precedenti guerre, che suggerivano come il soldato rivoluzionario fosse un uomo nuovo, distante dai tradizionali circoli di potere, e per questo motivo il personaggio più adatto per supplire con il proprio carisma e il proprio straordinario patriottismo al vuoto politico che dominava nel campo di realtà sociali impreparate agli sviluppi che accompagnavano il processo di emancipazione. È significativo che all'indomani dell'indipendenza dalla Spagna, nella difficile costruzione delle nuove statualità repubblicane, nell'America Latina l'elemento militare tornasse a guardare con interesse alla figura di Bonaparte, inteso quale un uomo d'armi consegnatosi alla politica nell'intento di assicurare stabilità a quel nuovo ordine cui aveva dato un decisivo contributo già sui campi di battaglia. Il modello di riferimento diveniva così quello di Bonaparte, politico e legislatore, per un verso ordinatore di nazioni mediante una sapiente azione amalgamatrice di interessi sociali ed economici spesso diversi, peraltro fondatore di una nuova sovranità sulla codificazione di un rapporto certo squilibrato tra esecutivo e rappresentanza, dove largo rilievo era comunque lasciato alle collettività. Nasceva qui il profilo di un caudillismo comunque rispettoso della pratica costituzionale che avrebbe attraversato anche larga parte dell'esperienza politica del mondo ispanico. Un altro esempio ancora di come gli intrecci tra le vicende repubblicane nel mondo atlantico a cavaliere del XIX secolo siano lontani dall'essere stati intieramente disseppelliti dal cumulo di detriti che la storiografia di secolo XX, ispirata nello studio della Rivoluzione francese ad altre preoccupazioni rispetto alla sua dimensione presso sovranazionale, ha finito invece per rovesciarli. Vi ringrazio molto per l'attenzione e mi scuso se ho sfondato il limite dei 30 minuti. Grazie Antonino De Francesco, dalla storia transnazionale addirittura ad una storia globale dove appunto dal seno di una democrazia in cerca di difficile stabilità emerge grazie alla guerra di indipendenza, alla guerra difensiva, alla guerra comunque nazionale, il motivo della grande individualità, l'individualità carismatica, militare, e siccome abilmente militare, altrettanto abilmente politica. E questa eccezione così tante volte richiamata della storia francese, con un eterno ritorno di Napoleoni e Bonapartisti, in realtà si iscrive in una traiettoria molto più ampia
che ci coglie alle origini stesse della storia democratica. E dunque vi chiedo consiglio a questo punto, perché sono le 16:25. Rimandiamo il dibattito alla fine del pomeriggio o lo avviamo adesso? Ma io ero stata troppo ottimista in verità sulla possibilità di fare il dibattito dentro questo spazio. E non so, Enzo, che cosa dice? Che tu stessa, Maria Pia, che cosa allora dice? Sono le 16:25 e diciamo forse potremmo anche farlo adesso, nel senso che magari la seconda parte formalmente fissata per le 17 potrebbe anche cominciare alle 17:10, così 15 al massimo, sperando che il pubblico, diciamo, degli auditori non ci abbandoni, e coloro che invece si volessero connettere alle 17 sanno che qualche minuto di attesa e si parte. Forse si potrebbe tentare. Va bene, allora attendiamo interventi vari. Se non c'è nessuno, magari provo a fare qualche riflessione, qualche domanda io, se volete. E intanto ho ascoltato con grande interesse ovviamente entrambe le relazioni, proverei a metterle insieme, nel senso a fare in fondo domande ad entrambi, diciamo, in qualche modo, ma non perché due relazioni siano ovviamente necessariamente conseguenziali e strettamente collegate, ma perché stiamo parlando, appunto, lo ha detto Maria Pia Casalena presentando, stiamo parlando delle grandi questioni delle origini, diciamo, no? Che mi sembra uno dei richiami che come comitato scientifico abbiamo voluto più fare in questo convegno. E quindi la prima domanda in fondo è questa, cioè quanto queste due origini, diciamo così, americane, diciamo così, e francese, in qualche modo, delle varie diramazioni della vicenda storica delle democrazie, come dire, qual è il peso reale di queste origini sugli avvenimenti successivi, insomma, cioè quanto davvero queste origini contano, oppure quanto invece prevalgano quegli eccezionalismi di cui ci ha parlato Antonino De Francesco, no? Quanto invece il peso degli eccezionalismi, delle specificità statunitensi e francesi pesino. Battistini ci ha sottolineato come Payne, appunto, sottolineasse come, diciamo, tentasse, insomma, di differenziare la vicenda americana rispetto alle convulsioni, diciamo così, costituzionali francesi, no? La Francia che non riesce a trovare una costituzione. Sappiamo che la Francia ne produce, mi pare, ben 12, se non sbaglio, tra costituzioni e cambiamenti di rilievo costituzionale dalla 1791 all'attuale, se non sbaglio, no? Quindi c'è questa cifra tipicamente francese. Quindi questo è il primo. E se dare importanza alle origini significhi non cadere in quello che, vado a memoria, mi pare, che Mark Bloch, vado a memoria, in Apologia della storia o Mestiere di storico, chiamava l'idolo delle origini, cioè richiamava tutti gli storici a non cadere nelle tentazioni di spiegare la storia soltanto, esclusivamente, filtrandola attraverso la storia successiva, filtrandola attraverso le origini, come se le origini dessero una sorta di ipoteca sul tempo successivo. Quindi senza cadere non nell'idolatria delle origini, però crediamo tutti che invece sia utile riandare alle origini. Questa è la prima domanda. La seconda, forse ad entrambi, guardando da una parte dell'Atlantico all'altra, diciamo così, mi interessa molto questo discorso della nazione, no? In qualche modo, no? Quindi in qualche modo pulsione all'unanimismo. Diciamo così. Ecco, questo mi interessa molto, quanto nelle due diramazioni delle origini delle democrazie ci si, quanto conti questa pulsione, cioè la nazione come corpo, in qualche modo, no? Come corpo
qualcuno nel Novecento avrebbe definito come corpo organico, no? della nazione. Ecco. Questo mi interessa molto vederlo dal lato americano, da quello francese. E poi magari, non se ne è parlato, ma quale sia il nesso, alle volte il cortocircuito, la conseguenzialità tra la dimensione della libertà, più volte citata nei due interventi, e quella dell'uguaglianza, cioè l'eterno tiro alla fune, diciamo così, tra queste due dimensioni. Anche qui mi interesserebbe sapere il parere dei due storici che abbiamo la fortuna oggi di avere qui. Grazie. C'è Gia che ha alzato. Matteo, come preferisci? Comincio io? C'è una mano alzata, non so se vogliamo. Ci sono altre domande, meglio ancora. Sì, è Gia. Sì, molto, molto rapidamente. Beh, intanto grazie per queste due belle relazioni che sono stimolanti e che hanno messo insieme tanti aspetti, anche una cronologia lunga, come nel caso soprattutto della relazione di Antonio De Francesco. Un aspetto che veniva evocato soprattutto dalla relazione a un certo punto di Antonio, ma in realtà anche da quella di Matteo, e che metterei in relazione anche, diciamo, a questo libro recente, non so se l'avete visto, di Linda Colley, The Gun, The Ship and the Pen. Quanto conta la guerra, diciamo, no? Quanto è la guerra è alle origini, diciamo, no? appunto del mondo moderno, della trasformazione della democrazia, del meccanismo costituzionale. Secondo Linda Colley conta moltissimo. Mi pare, come dire, che anche dalle cose che dicevate voi, diciamo, all'origine, no? Questa genealogia della democrazia, del costituzionalismo, eccetera, ci sono eventi violenti che sono rivoluzionari o che sono bellici. Sembra veramente che queste cose vadano molto insieme e che, diciamo, la democrazia, poi, come dire, abbiamo imparato nel XX secolo che ha bisogno evidentemente di pace, no? per progredire, per affermarsi, e però sembrerebbe invece che all'origine, diciamo, no, dei nostri sistemi democratici, la guerra, la rivoluzione, la violenza, appunto questi militari, no, questi politici che sono al tempo stesso militari, che sono uomini d'arme, come diceva Antonio, siano fondamentali. Ma insomma, veramente una riflessione su cui mi piacerebbe ascoltare l'opinione di entrambi. Grazie. Se vuoi, Antonino. Vai, Matteo. Vado io. Dunque, io vorrei provare a rispondere partendo anche dalle considerazioni che aveva fatto Maria Pia nel suo intervento, insomma, dopo la mia relazione, e provando anche a, diciamo, dire cose che mi sono accorto di non aver detto nella mia relazione, per la comprensione, diciamo così, di questo rapporto di tensione tra democrazia e costituzionalismo alle origini. Nel senso che io credo che, andando appunto alle origini, noi dovremmo intendere democrazia non come forma di governo, e quindi come quella che troveremo nei testi costituzionali del Novecento, diciamo, ma dovremmo intenderla come, per esempio, grandi pensatori dell'Ottocento la intendevano, penso a Hegel, penso anche a Marx, e cioè come movimento, quindi come qualcosa che ha a che fare con la materialità della lotta politica e sociale, che evidentemente produce e impatta istituzioni e quindi entra in tensione appunto con la Costituzione e con il discorso sulla
Costituzione, perché se la intendiamo appunto come movimento, allora credo che potremmo vedere con più forse lucidità come la democrazia abbia un suo rapporto storico imprescindibile, evidentemente con l'uguaglianza, evidentemente con la rivendicazione di un universale, ma anche con la violenza. Se la consideriamo come movimento, io credo che potremmo cogliere le sue radici rivoluzionarie e il fatto che nel suo stesso movimento, da un lato costruisce le parole universali della politica, ma dall'altro determina elementi di esclusione, politica. Con questo intendo dire che, ad esempio, se guardiamo all'esperienza statunitense seguente appunto la guerra d'indipendenza, la democrazia è movimento nel senso letterale, nel senso che è movimento sulla frontiera. I processi di democratizzazione degli anni 20 e 30 nascono ad ovest, prima che sugli stati dell'Atlantico, gli stati interni all'Unione dell'Atlantico, e nascono quindi dentro l'espansione della società commerciale e soprattutto nascono fortemente segnati da elementi razziali, di genere, e nascono come guerra. Cioè non è difficile distinguere democrazia e violenza in quel, almeno in quel contesto storico, in quel contesto storico lì. Quando dico guerra e violenza intendo ovviamente alla questione degli indiani, intendo ovviamente la questione della schiavitù, e sono elementi questi che credo che vadano considerati perché entrano, diciamo così, in una cultura politica come quella statunitense, in cui tra democrazia e impero c'è un forte nesso costitutivo che non si conclude nell'Ottocento, evidentemente, ma che riassume forme specifiche e per certi versi anche più violente nel corso del Novecento. Dicevo cultura politica perché questi aspetti mi pare che hanno a che fare con la costruzione della nazione, come diceva Enzo nel suo intervento. Quindi io considererei questo aspetto, diciamo così, metodologico concettuale. Pensare alle origini della democrazia come movimento ci permette, credo, di cogliere le sue tensioni con quello che invece è diventato il caposaldo del Novecento, cioè la Costituzione e il costituzionalismo anche come tecnica giuridica, e ci permette anche di cogliere il fatto che la democrazia è costitutivamente un processo storico che è segnata da tratti di esclusione, di violenza, nella misura in cui nello stesso tempo si viene rivendicata come nel suo portato universale. Non credo che siano contraddizioni che possiamo sciogliere, credo che siano contraddizioni ed elementi strutturali con cui sarebbe bene storicamente fare i conti, come mi pare peraltro spiegasse molto bene Antonino nella sua relazione. Sì, per riprendere un po' con le considerazioni di Gia, non vi è dubbio che fra le due guerre le democrazie, penso alla Francia, penso alla Gran Bretagna, siano state pacifiche e presto portate a declinare anche verso una dimensione pacifista, anche se le due cose probabilmente andrebbero meglio connotate, ma non sono contemporaneista, quindi mi fermo subito perché sono in parte bus infideo. Rischierei la gaffe.
Sono ovviamente d'accordo sul fatto che la guerra è decisiva per la nascita della democrazia o comunque per la definizione di un certo tipo di processo democratico che appunto prevede inclusione ed esclusione, le due cose vanno di pari passo. Credo che da questo punto di vista la storiografia non sia così sensibile come vorremmo e potremmo pensare. Per rifarmi a quello che diceva Matteo quando citava due autori recenti, da un lato Israel e dall'altro Taylor. Israel è l'ultimo epigono di una tradizione storiografica che voleva, forse non l'ultimo, penultimo, che voleva comunque esistere degli europei fuori d'Europa. Israel è, come dire, è un europeo che vive negli Stati Uniti ma che ha un profondo rapporto di interesse a collegare la vicenda degli Stati Uniti con quella europea. Taylor, che come dire, con questo suo lavoro ha messo bene in dettaglio quelle che sono le principali linee di tendenza interpretative all'interno della rivoluzione americana, mi sembra avere fatto un lavoro, ma chiedo a Matteo che è molto più pertinente di me su questo, un lavoro statunitense centrico, nel senso che queste rivoluzioni americane sono soltanto le rivoluzioni intercorse all'interno, come dire, di un quadro geografico ben preciso. E lì torna, a mio avviso, l'eccezionalismo, cioè le storiografie nazionali che hanno accompagnato, no, la crescita di determinate statualità, tuttora rimangono segnate dalla loro stessa origine. E quindi credo che per fare un discorso effettivamente transnazionale ci sia ancora margine e la storiografia statunitense aiuti molto poco. A un certo punto di vista fare un lavoro del genere. Aiuti molto poco anche perché finiscono per prevalere appunto queste sensibilità del tempo presente che spesso sono di ostacolo, a mio avviso, ad una lettura un pochino più articolata, anche più sulfurea, diciamolo. La democrazia è tutto tranne che un risultato compiuto e soprattutto per arrivare a quella che è l'instabilità da tutti comunque molto lodata attuale ha dovuto conoscere delle stagioni molto difficili. Quindi da questo punto di vista io credo che tornare sulle origini delle rivoluzioni, cioè tornare sulle rivoluzioni di fine Settecento, inizio Ottocento, nel quadro appunto euro-americano, sia un'operazione non soltanto importante, ma ancora largamente da fare. Cioè, a mio avviso, esistono ancora fortissime resistenze verso un approccio che sia quanto più disincantato possibile verso determinati idoli che sono tuttora presenti. Insomma, faccio qualche esempio banale, forse Matteo non sarà d'accordo con me o forse, come dire, perfezionerà quello che sto per dire. Ma davvero crediamo che la Costituzione del 1787 sia un esperimento riuscito? Riuscito entro quanto tempo? Dopo quanto tempo? Doveva essere, come dire, l'ambito all'interno del quale tutte le parti si riconoscevano e gli anni 90 del Settecento negli Stati Uniti sono stati anni di una violenza devastante. Tant'è che Washington, lo abbiamo ricordato, se ne va insomma in maniera molto mista. Quando vince le elezioni Thomas Jefferson parla di un'altra rivoluzione dopo quella del 1776 e anche Thomas Jefferson cerca di fare piazza pulita di quello che era il partito federalista che era riuscito a scalzare dal potere attraverso sistemi e metodi, come dire, dove l'attenzione verso la minoranza non è che fosse particolarmente articolata. La, come dire, la diatriba che intercorre in tutti i decenni successivi sui diritti degli stati è lì a testimoniare come l'esercizio stesso della Costituzione del 1787 fosse rivendicato in termini sostanzialmente opposti a seconda del modo con il quale si guardava. Quindi la stessa vicenda statunitense, qui paghiamo un debito alla ricostruzione brillante, indubbiamente, ma segnata dalla preoccupazione del tempo presente, come spesso, anzi sempre è, di Hannah Arendt, che ha cercato di presentare, come dire, la rivoluzione americana come un esempio di rivoluzione riuscita rispetto a tutte le altre che invece ha fatto fallimento. Ora, la rivoluzione americana sarà anche riuscita, ma ha fatto una fatica terribile, a mio avviso, a riuscire.
E tutto questo non va dimenticato, perché di pari passo è andata incrociando quella che era la pratica politica in Europa, che ha preso tutt'altra direzione, anche perché entrambi, da un lato e dall'altro dell'Atlantico, hanno rivendicato la loro eccezionalità, hanno rivendicato di non avere più punti di contatto con la controparte, cosa che invece non era, questa è mia figlia al telefono, scusatemi, cosa che invece non era nei primissimi anni appunto delle rivoluzioni, quando invece il tentativo di emulare l'esempio americano è stato fortissimo all'interno della vicenda americana, e questo spiegano, ce lo ha ben illustrato Matteo, non in questa sede, ma con i suoi scritti, la fortuna di Paine in Francia, la fortuna e le sfortune, ma la fortuna, cioè ha avuto sfortuna, ma ha avuto anche fortuna. Pensiamo per esempio al nesso che aveva con James Monroe, no? Al rapporto fortissimo che aveva con James Monroe, che è il più filo francese all'interno della classe politica che aveva fatto la rivoluzione in America. Quindi credo che da questo punto di vista le storiografie nazionali abbiano avuto un ruolo, come dire, molto importante nel dividere quello che non nasce assolutamente come diviso. Poi, se vogliamo trovare un punto di contatto nella limitazione dell'esercizio del potere a determinati gruppi sociali, e a determinate, con l'esclusione di determinate minoranze, con l'esclusione di questi, di quelli o di quell'altro ancora, questo è un altro discorso, ma è un discorso a mio avviso che va in subordine rispetto ai forti elementi di continuità che sono presenti. Sì, io in realtà non sono per nulla in disaccordo con quanto detto da Antonino, ma forse lui lo sapeva. E per fare un esempio e rimanere su Paine, non c'è soltanto la sua fortuna e sfortuna in Francia, ma c'è la sua fortuna e sfortuna negli Stati Uniti. Paine riesce a tornare negli Stati Uniti dopo le disavventure francesi, compreso il fatto che è stato incarcerato da Robespierre, ma muore sostanzialmente come un reietto dimenticato dai padri fondatori, infatti non è mai stato inserito nella schiera dei padri fondatori, esattamente perché i suoi scritti, diciamo così, francesi, europei, cioè Rights of Man, ma anche le dissertazioni sui primi principi del governo, hanno una ricaduta statunitense e hanno una ricaduta esattamente nelle cose che ricordava Antonino, cioè in quei movimenti democratici che sono, direbbero negli Stati Uniti, il grassroots della rivoluzione di Jefferson, ma che Jefferson si adopera per ricondurre nel quadro costituzionale per evitare che l'interpretazione che veniva data di Rights of Man venisse affermata. E quell'interpretazione stabiliva esattamente che il diritto alla ribellione contro il potere costituito rimane indiscutibile. È quello il punto che viene aggredito, ed è quello il punto sul quale, oltre ai suoi scritti sulla religione, Paine finisce nel dimenticatoio. Sono d'accordo anche su quanto Antonino diceva su rivoluzione e costituzione di successo negli Stati Uniti. Intanto, se quella Costituzione ha avuto successo, l'ha avuta essenzialmente sulla schiavitù. E poi, al di là del Bill of Rights, che è stato approvato appunto, che è stato inserito durante il dibattito per l'approvazione della Costituzione, il testo costituzionale è sostanzialmente una sorta di scheletro della statualità, in cui in realtà i compromessi raggiunti durante la convenzione hanno funzionato per, diciamo così, alleggerire la struttura dello Stato e renderla in questo modo malleabile. Cioè, il processo di democratizzazione negli Stati Uniti non giunge a momenti di rottura, come invece può essere successo in Europa, perché di fatto questo doveva rivolgersi alle costituzioni dei singoli stati e non alla Costituzione federale. Ma ad ogni modo si fa fatica ad affermare
che sia stata una costituzione di successo, dal momento che neanche 100 anni dopo è dovuta passare attraverso una guerra micidiale come quella, come la guerra di secessione e alla questione della schiavitù. Per cui penso anch'io che ci sia spazio per nuove ricerche su questo, che diano, diciamo così, ossigeno alla possibilità di rintracciare linee di continuità. Il problema è che la prima cosa da fare sarebbe fare un lavoro critico appunto sulle storiografie, perché in realtà anche la storiografia atlantica o transnazionale si è costituita contro la storia politica. Cioè, il problema delle democrazie della Costituzione non è l'oggetto di queste storie transnazionali, anzi è esattamente quello che viene tolto di mezzo per poter giustamente ricostruire le vicende commerciali, le vicende della schiavitù, delle ribellioni, tutto giusto e anzi è un archivio storiografico che va valorizzato, ma andrebbe ripreso esattamente nei termini di una storia politica e non di una storia sociale o culturale, o meglio, non andrebbe limitata a quel fronte, su quel piano, ecco. Però questo in realtà dovrebbero farlo soprattutto gli storici politici, è solo che sono rimasti pochi, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, grazie, riprendo un attimo la parola, grazie anche per queste generose risposte. Non vedo mani alzate, quindi direi che possiamo darci appuntamento alle 17:10 con la seconda parte della giornata, e ringraziando tutti i presenti ringrazio ancora una volta i due relatori Matteo Battistini e Antonio De Francesco. Grazie a voi. A tutti, a dopo. Eccoci. Ci siamo tutti, anche Giulia. Ciao. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Forse la registrazione si può sospendere e riprendere tra poco. Bene, allora diamo inizio a questa seconda tranche. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Come avete visto, questo seminario si sta dipanando lungo il tema della democrazia. Ricordo che quando nelle discussioni preliminari si era cercato di individuare quali fossero i nodi fondamentali della faccenda, e fondamentalmente riconoscendo come sempre la storiografia vive di domande del presente, come la questione delle fragilità delle democrazie liberali fossero un po' al centro delle nostre dei nostri interessi, delle nostre curiosità. Quindi quello che ci hanno raccontato oggi i relatori e quello che ha anche raccontato Veka la settimana scorsa mi pare sia estremamente interessante da questo punto di vista. E mi pare anche di aver colto un elemento di periodizzazione che ci aiuta nell'introdurre la seconda tranche del seminario. Questo riflettere sulle origini in qualche modo ci ha riconsegnato quanto difficile sia stato il percorso di avvio di un progetto democratico che era inedito e che andava incontro tendenza nei confronti di un ancien regime, chiamiamolo come vogliamo, che per alcuni, penso ad Arno Mayer, sappiamo essere considerato, viene considerato come estremamente tenace fino alle soglie della prima guerra mondiale. E quindi è un percorso sempre disagiato e che in rapporto a quanto diceva Veka, Veka mi pare possa essere appunto definito come la misura dell'ampiezza e della ricchezza, della profondità dello spazio pubblico,
in ragione di questi semi di dispotismo che possono allineare all'interno delle democrazie. E oggi, questa sera, abbiamo Giulia Guazzaloca e Rosa Caroli che ci parleranno di due casi di studio più avanti nel tempo, siamo più verso a cavallo tra 8 e 900. Vi ricordo, non ce n'è bisogno, ma insomma mi pare giusto ricordare come Giulia Guazzaloca insegni storia contemporanea a Bologna, le sue ricerche mi pare si possa dire che si addensano su due poli, due ampi temi abbastanza diversi tra loro. Uno, secondo me, di grande interesse, che diventerà un tema di sempre maggiore meritevole di attenzione, il rapporto tra la complicata relazione, come recita appunto il suo ultimo libro, tra uomini e animali, quindi in una prospettiva, come dire, un po' alla Harari, e secondo me estremamente interessante. E l'altro, su studi invece di storia politica, sulla questione dei poteri, della legittimità della corona proprio nell'evoluzione della democrazia nel caso inglese. E quindi si è occupata sia di legittimità che di delegittimazione politica in età contemporanea. E quindi do subito a lei la parola, la seconda relatrice sarà Rosa Caroli, che vi introdurrò dopo. Giulia, a te, prego. Grazie, ringrazio tutti, Enzo Fimiani, il Comitato Scientifico, la Presidente Giacagliotti per questo invito, come Matteo mi ha dato la possibilità di tornare, insomma, su temi che ho frequentato un po' di anni fa, ma che non ho mai abbandonato del tutto. Allora, quello della crisi di fine secolo, della crisi tra 8 e 900, è un tema molto vasto, trattato oramai in tutte le sue variabili da generazioni di studiosi, e quindi ho pensato, per circoscrivere un po' il mio discorso, di utilizzare come filo conduttore del mio intervento le parole del titolo che mi è stato proposto: alla prova della società di massa, crisi e successi a cavallo dei secoli XIX e XX. Quindi costruirò il mio discorso attorno a questi concetti e mi concentrerò sulle preoccupazioni delle classi dirigenti europee, che condividevano non pochi aspetti salienti di quelle ansie a cui vollero dare il nome di crisi. Allora, il primo punto è il contesto temporale, a cavallo dei secoli XIX e XX. Ora sappiamo che le grandi cesure cronologiche sono già di per sé simbolicamente evocative di mutamenti epocali, no? Stimolano negli intellettuali, nelle classi politiche, nell'opinione pubblica un'opera di ripensamento finalizzata a iscrivere in un contesto razionale gli eventi del passato e a ragionare sui cambiamenti che la nuova epoca sembra introdurre. Ecco, per il nostro discorso il turning point del passaggio di secolo è rilevante per due motivi. La prima ragione è di tipo quantitativo, cioè la gran mole, no, come sappiamo, di riflessioni, proposte, polemiche che l'alba del XX secolo suscitò in tutta Europa, coinvolse schiere di opinionisti, intellettuali, economisti, leader politici e toccò tutti gli ambiti della vita collettiva: il funzionamento delle istituzioni, il ruolo della scienza e degli scienziati, le potenzialità dello sviluppo tecnologico, il posto delle donne nella società, i valori della morale pubblica e così via. E a prevalere fu un orientamento ambivalente, fatto di paure e speranze assieme, cioè da un lato si guardava con fiducia la nascente Belle Époque, immaginandovi il trionfo della tecnologia, l'espansione economica e industriale, grandi progressi nel campo della medicina e dei trasporti, al tempo stesso si temevano il declino della civiltà europea, la fine degli imperi, come ebbe a scrivere proprio Rudyard Kipling in occasione del giubileo di diamante della regina Vittoria. Si temeva l'emergere delle masse organizzate, dei partiti socialisti, delle filosofie di stampo irrazionalista. Insomma, le sicurezze del passato, in primo luogo quelle fornite dal positivismo, diventavano ogni giorno sempre meno universali e sempre meno sicure,
altre sicurezze, altri primati sembravano sul punto di sostituirsi ai vecchi, ma non si era capaci di prevederne gli effetti. Il mondo non muore ma si muta, soltanto sta a vedere come si viene mutando, aveva detto in Senato Alessandro Rossi nel 1896. La seconda ragione, oltre a quella quantitativa, insomma, che rende rilevante per il nostro discorso il passaggio di secolo, ha a che fare con un'altra parola del mio titolo, su cui poi ritornerò, e cioè crisi. E faccio qui riferimento ai lavori di Fulvio Cammarano sul concetto di crisi politica, dove evidenzia che per essere percepita come tale la crisi necessita di un prima e di un poi e di un dopo. Occorre cioè che reale o immaginata vi sia un'interruzione di continuità, una fase critica da cui prende forma, diciamo, l'idea di approdare a un dopo diverso. E quindi in tal senso il cambio di secolo agì come potentissimo clivage. Al tempo stesso Cammarano sottolinea come ogni analisi sulle crisi deve tenere presente che la loro elaborazione risente sempre di una componente soggettiva. La narrazione della crisi è anche una costruzione retorica, non è la fotografia esatta dell'esistente, ma partecipa in qualche modo alla lotta in corso per la formulazione dei nuovi equilibri. Gli intellettuali quindi erano anche, come dire, degli interessati alla posta in gioco, chi per ragioni strettamente politiche e ideologiche, la maggior parte probabilmente perché partecipando alla discussione pubblica legittimavano il loro ruolo e rafforzavano la loro influenza. Quindi le narrazioni sulla crisi di fine secolo furono anche enfatizzate e condizionate dalla cesura cronologica, da un primo punto di vista, e dalla componente soggettiva in seconda battuta legata al punto di vista dei vari soggetti coinvolti nel dibattito. Ciò non significa che non vi fossero elementi oggettivi di crisi, se non addirittura di pericolo per i sistemi liberali costituzionali europei. E qui vengo alla seconda parola del titolo che vorrei analizzare, cioè società di massa. Il nuovo che si stava prepotentemente affacciando sulla scena della politica e della società europea aveva il volto delle masse organizzate con tutti i suoi corollari, il partito macchina, le ideologie politiche, l'ampliamento. Abbiamo che è successo? Forse un problema. Un problema di connessione anticipato dal blocco dell'immagine e poi è sparito l'audio. L'audio è disattivato, Giulia. Eccomi, grazie, scusate. Quindi non so dove mi avete perso, ma insomma dicevo le masse organizzate con tutto quello che ci stava attorno, no? La questione sociale, la comparsa di gruppi in parte o del tutto estranei alla cultura liberale. Che cosa voleva dire per i contemporanei società di massa? La Contemporary Review, rivista inglese di stampo liberal progressista, la definiva come una maggiore cognizione e consapevolezza delle classi più povere e più numerose, consapevolezza determinata dalla diffusione dell'istruzione e dalle abitudini sempre più ampie di lettura e discussione, dalla crescita della locomozione e dalla combinazione di tutti questi fattori tra loro. Ne conseguiva, cito sempre, che il centro di gravità politico si è spostato e le controversie si indirizzano sempre di più sulle questioni sociali. In Italia il politico imprenditore Pietro Nicolini lo diceva con parole diverse, ma il senso era simile. Nella nostra Costituzione politica il cittadino è considerato individualmente, isolatamente, ad ogni cittadino la Costituzione assegna un voto, che non era vero negli anni 90 dell'Ottocento, ma è lo stesso. Diceva anche, le elezioni però lasciano il popolo nella condizione di una massa inorganica. Sono le leghe, le associazioni, le federazioni, le camere del lavoro, è la resistenza, lo sciopero, la lotta di classe, quello che organizza effettivamente la democrazia.
Era dunque entrato in scena il cosiddetto terzo assente, per usare le parole di Luigi Luzzatti, il popolo vero e autentico, diceva Luzzatti. Dal punto di vista politico-istituzionale, dunque, l'avvento delle masse, del popolo vero e autentico nell'arena pubblica costringeva le classi dirigenti a confrontarsi con l'inedita realtà della body politic, per usare l'espressione di Maitland, con una dimensione della società di tipo corporativistico associativo che sembrava essere in tensione con la natura unitaria, universale e razionale dello Stato di diritto liberale. La centralità dell'individuo singolo, sul quale si era fondato il patto di cittadinanza degli Stati moderni, sembrava adesso compromessa dalla presenza al posto dell'individuo delle collettività, cito da Angelo Maiorana. Le collettività, dicevi, il paese, il popolo, la nazione o la società che dir si voglia, organismo supremo che tutti gli altri abbraccia nella propria complessità. Dunque il timore delle élite europee era che la più perfetta, come dicevano, tra le forme di governo, quella liberal parlamentare, non possedesse gli strumenti atti a comprendere, a gestire la nuova realtà. La diagnosi più calzante, anche più nota, insomma, a questo proposito la fece Santi Romano nella inaugurazione dell'anno accademico 1909-10 a Pisa. Riconduceva la crisi dello Stato moderno a due fenomeni convergenti: il progressivo organizzarsi sulla base di particolari interessi della società che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico e la deficienza dei mezzi giuridici e istituzionali che la società medesima possiede per far rispecchiare e valere la sua struttura in seno a quella dello Stato. In questa sede mi limito ovviamente a considerare le riflessioni sull'impatto politico dell'avvento della società di massa, ma come è noto del fenomeno avevano cominciato ad occuparsi anche antropologi, psicologi e scienziati sociali a partire da Gustave Le Bon e Luisa Mangoni nel suo ormai classico volume Una crisi fine secolo, senza il D, scusate, mostra come una delle risposte alla crisi venne proprio dalle scienze sociali, dall'attenzione crescente per la psicologia dei gruppi, delle sette, delle folle, dalle analisi sulla delinquenza e i comportamenti collettivi. Dunque l'avvento delle masse come elemento disgregante ed elemento di crisi. E qui vengo appunto al cuore del mio intervento, alla parola chiave, no, di questa relazione, la crisi. Ora, la crisi attraversò con modalità e livelli di pathos differenti tutti i paesi che nella prima metà, nel corso dell'Ottocento, avevano imboccato la strada del costituzionalismo liberale. Fu una crisi, come dicevo prima, sia effettiva e reale, sia raccontata e immaginata. Schematizzando, possiamo dire che a fine secolo si affrontarono per la prima volta in modo palese, in taluni casi drammatico, i difensori di un sistema politico basato sullo sviluppo del parlamentarismo, del government by discussion, del pluralismo conflittuale e, sul fronte opposto, i propugnatori di un sistema incentrato invece, secondo il modello tedesco, su un esecutivo forte e il più possibile sganciato dalla volontà degli elettori. Una strada quest'ultima che in Italia, dopo i tumulti di Milano del 1898, assunse chiaramente i connotati di un tentativo di revisione costituzionale in senso antiparlamentare, con le leggi liberticide dei governi di Rudini e Pellù. Ancor più grave fu quel che accadde in Francia, no? All'epoca dell'affaire Dreyfus, quando le istituzioni repubblicane subirono la sfida di forze eversive di una destra ultraconservatrice intenzionata a promuovere un vero e proprio colpo di Stato. In Gran Bretagna la crisi fu meno drammatica, ma più lunga, perché la possiamo far iniziare
con la crisi egemonica, no, definita così da Fulvio Cammarano dell'85-86, legata alla questione dell'home rule per l'Irlanda, passò attraverso i travagliati anni della guerra anglo-boera, per poi approdare alla crisi costituzionale del 1909-11, che vide il braccio di ferro tra maggioranza liberal-laburista e opposizione Tory diventare un braccio di ferro tra i due rami del Parlamento. La crisi del 9-11 coinvolse, come sappiamo, la corona, richiese ben due tornate elettorali nello stesso anno e si concluse nel 1911 con la legge che sancì la superiorità della Camera elettiva su quella dei Lord. La Spagna fu attraversata da tentativi insurrezionali degli anarchici, vide nascere il movimento rigenerazionista che cercò, senza riuscirvi in modo compiuto, di accelerare la modernizzazione politica ed economica del paese. In Germania non si ebbe una vera e propria crisi di fine secolo, non si ebbero le tensioni drammatiche di altri contesti, ma certamente l'ascesa al trono di Guglielmo II fece emergere la volontà di indirizzare in senso autoritario i prudenti equilibri fra conservazione e costituzionalismo introdotti in precedenza da Bismarck. Ecco, sulle vicende reali, no, così molto, molto schematizzate della crisi, si innestarono poi le sue narrazioni e tutti avevano un focus comune: l'età d'oro del regime parlamentare sembrava in declino, sembrava sul punto di tramontare. Le istituzioni rappresentative, dicevano i più pessimisti, continuavano a sopravvivere per forza di inerzia, in attesa di essere liquidate, cito, come vecchia accademia inutile. Persino gli inglesi dicevano che la Gran Bretagna, e la definivano la madre di tutti i parlamenti, stava attraversando, cito, un'epoca di gravi turbamenti che lasciavano le tradizioni capovolte e gli individui disorientati. Scriveva la Fortnightly Review, i bisogni del paese hanno superato le capacità e i poteri del Parlamento. Parole come declino, decadenza, involuzione, degenerazione divennero quindi il vocabolario quotidiano di una generazione di intellettuali, per lo più di ambiente conservatore, che ritenevano di essere di fronte alla scomparsa di una cultura politica che aveva immaginato la democrazia come il naturale prodotto dello sviluppo delle coscienze dei singoli. Non già come si stava profilando, ovvero democrazia uguale conflitto tra interessi, gruppi, classi e partiti diversi. Quindi c'era una forte componente nostalgica in queste narrazioni. Si attribuivano, la crisi veniva attribuita a cause diverse a seconda dei contesti. Qui non mi soffermo, ma diciamo che in Italia la colpa era data al trasformismo, al clientelismo diffuso, al corrompersi della vita, della morale pubblica e del personale politico. Si diceva che la Camera dei Deputati era diventato un cumulo di piccole combinazioni di ambizioni, rancori e simpatie personali. Persino un esponente della sinistra liberale come Colajanni doveva ammettere che la politica non assicurava più la vittoria, cito, ai migliori e ai più forti intellettualmente e moralmente, ma ai più astuti e ai meno scrupolosi, ai più adatti ad un ambiente di frode, di corruzione e di violenza. Più o meno simili erano le diagnosi dei francesi: il declino della Repubblica lo facevano risalire ai meccanismi del trasformismo, alcuni al suffragio universale, alla debolezza della borghesia e di tutti i possibili bastioni in grado di reggere la forza d'urto del socialismo. Per Max Nordau, la fin du siècle francese era un interregno caratterizzato dalla confusione dei poteri, dalla prepotenza dei forti, dalla comparsa di falsi profeti e oligarchie tiranniche.
guardando alla nascente età delle folle, Gustave Le Bon vi vedeva la plebe che diventa regina e i barbari che avanzano. Per molti intellettuali europei e soprattutto inglesi, i barbari che avanzavano avevano il volto del temuto e deprecato caucus, il partito macchina di matrice americana. La polemica, come noto, circolava in Europa da almeno 20 anni, in Gran Bretagna soprattutto si trascinava da tempo e una parte del mondo politico e intellettuale continuava a risentire del punto di vista di Ostrogorsky sugli effetti destabilizzanti del government by groups. Lo scontro in Gran Bretagna su questo punto ridivenne acceso dopo la nascita del governo liberale del 1906 e soprattutto durante la crisi costituzionale. La Camera dei Comuni era vista ora da alcuni, soprattutto dai conservatori, come un mero strumento nelle mani, cito, del despota demagogo nel quale il caucus si identifica. Agli occhi di costoro i deputati avevano perso la loro libertà di giudizio ed erano schiavi del caucus e la Camera era una macchina per fare affari. Soggetta ora, come dicevano, al dispotismo dei numeri, la politica era costretta ad appellarsi, cito, alla massa ignorante e impulsiva degli elettori, guidati dalle passioni piuttosto che dai principi, dalla retorica e non dalla ragione. Qualcuno ci vedeva una china che avrebbe reso il sistema inglese sempre più simile a quell'italiano, preso dunque come pietra di paragone in negativo, scriveva James Guinness Rogers nel 1898, proprio come gli italiani soffriamo della mancanza di uomini e principi. Ci sarebbe molto ovviamente da dire su questi temi, sulla ricezione di Ostrogorsky, rimando agli ormai classici lavori sull'argomento di Gaetano Quagliariello e Paolo Pombeni e prima di passare all'ultima parola ci tengo a sottolineare una questione di tipo lessicale che è utile però proprio a introdurre l'ultimo punto, quello relativo ai successi. Le parole decadenza, declino, crisi erano spesso intercambiabili, no? Nel dibattito dell'epoca. Crisi del parlamentarismo poteva voler significare il suo declino. In realtà però decadenza, declino, degenerazione, involuzione indicano una parabola discendente priva di bivi o alternative o svolte. Cioè erano termini usati soprattutto negli ambienti conservatori per indicare il tramonto definitivo di un'epoca rispetto a cui non vedevano possibilità di riscatto di rinascita. Crisi, viceversa, identifica uno stato o una condizione di provvisoria instabilità, suggerisce l'idea di un cambiamento, di una tensione, di una trasformazione. La parola crisi presuppone l'esistenza di un dopo, non esclude che questo dopo rappresenti un miglioramento, una rinascita, un progresso. E dunque ci fu una rinascita dopo questa difficile transizione politico-istituzionale. L'ultima parola, no? Crisi e successi, mi suggerivano gli organizzatori attraverso il titolo. Quali furono i successi scaturiti dalla crisi di fine secolo? Ora, la diagnosi su quel che occorreva per i tempi nuovi era comune a tutti, trasversalmente ai paesi e agli schieramenti, l'efficienza. Fu la parola d'ordine di quegli anni, ripetuta ossessivamente nel dibattito pubblico e politico. Dateci l'efficienza o moriremo, scriveva The Spectator nel 1902. Dai pulpiti, dai giornali, durante le campagne elettorali, nei salotti, nelle sale per fumatori, dalla strada, ovunque si leva questo grido. Il tema dell'efficienza stava diventando centrale nelle riflessioni degli scienziati sociali e dei riformatori europei e statunitensi. Voleva dire molte cose, non è questa insomma la sede per definirla. In termini molto schematici, l'efficienza era intesa dagli intellettuali dell'epoca come la necessità di
modernizzare, trasformare la politica seguendo i criteri della scienza e della tecnica, della competenza, della professionalità, della massimizzazione dei risultati. Una delle strade suggerite e praticate per raggiungere l'obiettivo dell'efficienza, ma che non si realizzò, lasciando da parte il caso peculiare della Germania, consistette nel rafforzamento dell'esecutivo e delle istituzioni non elettive, mediante progetti più o meno dirigisti e sovversivi di alterazione della balance costituzionale esistente. In Italia le varie proposte di ritorno allo statuto e poi le leggi liberticide dei governi di fine secolo nascevano sia dalla volontà di trovare un presunto potere neutro e super partes, la corona, con funzioni di arbitrato rispetto al conflitto tra i gruppi politici, sia dal desiderio di rafforzare il ruolo del governo, che svincolato dalle fluttuanti maggioranze parlamentari avrebbe prodotto l'efficienza, si sarebbe potuto meglio indirizzare all'efficiente produzione di riforme. In Francia, dalla crisi boulangista alla affaire Dreyfus, le destre immaginavano la sostituzione della Repubblica parlamentare con istituzioni d'ordine, l'esercito, la Chiesa, il sovrano, in grado di contrastare la decadenza e, secondo alcuni, la conquista ebraica in atto. In Gran Bretagna si era tornato a parlare di National Party for Efficiency durante la guerra anglo-boera e durante la crisi costituzionale la Camera dei Lord appariva ad una parte degli intellettuali e della classe politica come il solo istituto in grado di rimediare agli effetti destabilizzanti delle passioni e dei numeri. Sottratta alle pressioni dei partiti, si diceva, la Camera Alta mantiene una sua autonoma fisionomia grazie alla maturità e alla moderazione dei giudizi. Così la 19th Century Review nel 1906. Salvo appunto il caso particolare della Germania, tuttavia tali soluzioni non si materializzarono negli anni del passaggio di secolo e questo fu il primo successo del sistema liberal parlamentare, cioè sopravvisse alla crisi di fine secolo. Non era scontato e il fatto che non fosse scontato lo si vide poi in alcuni paesi all'indomani della fine della guerra mondiale. Le risorse messe in campo per reggere la sfida della modernità, delle masse organizzate, del partito macchina e produrre la tanto evocata efficienza furono più o meno simili in tutti i contesti, ma ebbero, come dire, effetti ricadute diverse. In Inghilterra la legge dell'11, come dicevo prima, modificò la constitutional balance a vantaggio delle istituzioni elettive. I governi liberali imboccarono la strada delle riforme sociali, della riorganizzazione delle funzioni dello Stato e quindi la legge dell'11, la nuova stagione riformatrice, sancirono in Gran Bretagna il consolidamento delle istituzioni democratiche in un quadro di piena politicizzazione della nazione. Questo garantì al sistema inglese una solida legittimità che non sarebbe stata pregiudicata né dai grandi scenari di massa del XX secolo né dalle guerre mondiali. Qualcosa di simile avvenne in Francia. Il superamento della affaire Dreyfus consolidò definitivamente le istituzioni repubblicane che dopo il 1902 assunsero un profilo marcatamente laico e liberale attraverso le leggi di separazione tra Stato e Chiesa. Il ministero Clemenceau non riuscì a sviluppare tutta la legislazione sociale inizialmente prevista, ma imboccò comunque la strada del riformismo. Il coinvolgimento dei socialisti nello schieramento Dreyfusardo e la loro successiva unificazione li incastonarono definitivamente nelle istituzioni repubblicane e li resero lo strumento principale dell'integrazione delle classi operaie nello Stato. Quindi diciamo che
il ridimensionamento dei poteri dei Lord in Gran Bretagna, la divisione tra Stato e Chiesa in Francia, rispondevano alle istanze di modernizzazione e democratizzazione presenti nella società, la strada delle riforme sociali consentì di gestire in modo tutto sommato indolore il processo di nazionalizzazione delle masse, l'efficienza riformatrice, la riorganizzazione degli apparati statali servivano a integrare e completare il quadro delle libertà politiche. Ecco, in Italia tutto questo avvenne in parte, ma il risultato fu, diciamo così, incompiuto, nel senso che l'opera di razionalizzazione amministrativa e le riforme promosse dai governi giolittiani non garantirono così, per così dire, un rimedio definitivo alla fragile, alla condizione strutturale di fragilità del sistema politico istituzionale italiano, alla sua debole legittimazione. Rimasero irrisolti il problema del ruolo e delle funzioni della corona e del Senato Regio, e il problema del Partito dei Liberali, di cui non ho parlato, ma di cui tanto si discusse all'epoca, cioè se i gruppi liberali dovevano dotarsi di un partito vero e proprio. Al tempo stesso persistevano in Italia i timori di dare spazio alle illegittime, mettiamolo tra virgolette, pressioni dei clericali e dei socialisti. E tutto questo bloccò, per citare Fulvio Cammarano, la possibilità di una risorgenza del politico, ovvero impedirono la piena istituzionalizzazione del conflitto come strumento che definisce le relazioni di potere all'interno di una comunità libera e plurale. Quindi diciamo che durante l'età giolittiana la ricerca dell'efficienza mediante il riformismo, l'espansione coloniale, la riorganizzazione amministrativa divenne funzionale a cristallizzare e bloccare la conflittualità sociale, impedendone la piena emancipazione in senso politico. Concludo soffermandomi, insomma, cercando di dare qualche spunto sugli insegnamenti, insomma, su quello che possiamo ricavare in un'ottica di lungo periodo dalla crisi di fine secolo e dal suo superamento. Ovvio che gli storici non debbono mai perdere di vista il contesto delle loro analisi, ma anche appunto rispondendo alle sollecitazioni del convegno, no, di questa analisi sulla democrazia nel lungo periodo, mi sembra chiaro che le riflessioni e le vicende del fine secolo hanno messo in luce tendenze e caratteristiche dei regimi parlamentari di più lungo periodo. In primo luogo emerse allora come la dimensione del conflitto, ovviamente in forma pacifica, sia da considerarsi una componente fisiologica e fondamentale di qualsiasi sistema liberal-democratico. È dal conflitto, dall'incontro-scontro tra voci e punti di vista diversi che fioriscono le democrazie liberali. In secondo luogo vennero a galla già allora problemi e necessità strutturali che poi ce li siamo ritrovati, no, nel corso del XX secolo. Il problema dell'efficacia dei meccanismi della rappresentanza nel soddisfare le richieste di partecipazione dei cittadini, il bisogno di trovare un punto di equilibrio tra la negoziazione parlamentare, che per sua natura necessita di tempi lunghi, e le richieste di riforme efficiente, giustizia sociale provenienti dalla società. La necessità di definire lo status e le funzioni delle istituzioni non elettive. Un altro punto importante che emerse dalla crisi di fine secolo ha a che fare con il binomio ragione e passione. Come ha spiegato Paolo Pombeni, la passione non va considerata il versante irrazionale della politica e non coglieva propriamente nel segno chi all'epoca, come James Bryce, lamentava che i partiti
progetti nati per motivi razionali avessero poi finito per produrre passioni. In realtà la politica moderna si è sempre snodata nella difficile ricerca di un equilibrio, no? Tra sfera della ragione e sfera della passione, da intendersi quest'ultima non come il luogo dell'irrazionalità e delle idee critiche, ma piuttosto come la capacità di sentirsi parte dei circuiti che compongono una comunità di destini. In politica la passione la possiamo intendere come condivisione, integrazione, solidarietà, spirito di sacrificio, non necessariamente in contrasto con la dimensione razionale dell'agire pubblico. E di fatto i tanto temuti partiti macchina non spazzarono via il sistema parlamentare, si assimilarono ad esso e lo arricchirono, lo trasformarono. Da ultimo la crisi di fine Ottocento ci aiuta a cogliere, lo diceva prima anche Antonino, la flessibilità intrinseca dei regimi liberal-democratici destinati a rimodularsi nel corso del tempo, a rinnovarsi nella costante ricerca del modo migliore di funzionare. La vita democratica non scorre lungo binari predefiniti e immutabili, come forse pensavano alcuni dei protagonisti delle vicende dell'epoca. La vita democratica è aperta a tensioni, a cambiamenti imprevisti e fratture, si nutre del dissenso, è in grado di attraversare le crisi e fiorisce trasformandosi. Io ho concluso e vi ringrazio. Grazie davvero a Giulia Guazzaloca. Io ho ascoltandoti ho decantato una serie di parole chiave su cui mi piacerebbe ritornare. Questa dell'efficienza senz'altro è una di queste. Naturalmente mi è venuto subito in mente l'analisi di un contemporaneo di Thurston Veblen, che non è affatto un caso che a partire dalla sua analisi, insomma, dei consumi delle classi agiate, poi arriverà a definire in anni più tardi, già tra il 17 e il 19, a invitare alla creazione dei soviet degli ingegneri, no? Cioè scoprendo ovviamente l'efficienza è un'ideologia degli ingegneri, se così possiamo semplificare. Ma effettivamente questi fervori e fermenti, chiamiamoli per intenderci, di carattere tecnocratico, anch'essi, ancorché minoritari, appartengono proprio a quel grande, vivacissimo groviglio ideologico e politico del trapasso tra 8 e 900. E un altro richiamo che mi sollecita il tuo ragionamento è quell'analisi a modi panopticon di Jan Romain, quando Jan Romain racconta la storia d'Europa a cavallo tra dell'anno 1900, no, le Watershed of Two Eras, mette insieme proprio in 45 capitoli esattamente un po' tutti questi aspetti della vita sociale, culturale, politica europea, sempre andando alla ricerca del fermento interiore della potenziale degenerazione che poi, diciamo così, un po' in modo un po' teleologico, si identifica con la prima guerra, con la prima guerra mondiale. E quindi ci sono altre parole chiave, sono ansia, su cui secondo me andrebbe, ci sarebbe parecchio da riflettere. Però aspetto adesso, mi fermo qui, ci torneremo, e passo subito la parola a Rosa Caroli, che ci porterà in un grande altrove, assai lontano, perché ci parlerà delle radici della democrazia in Giappone. Rosa Caroli insegna storia giapponese all'Università di Ca' Foscari a Venezia, è una riconosciutissima specialista della storia del Giappone moderno e contemporaneo, ha scritto estesamente e in modo anche molto originale, non solo in generale, della storia del Giappone, sia del periodo Tokugawa che del periodo Meiji. Si è occupata in modo particolare della storia di Okinawa, cioè ha saputo ricostruire anche una
diciamo così, una dimensione geopolitica del Giappone in ragione del suo essere un lunghissimo arcipelago che si snoda, no? dai freddi artici ai mari tropicali, e in qualche modo ciò ha saputo indagarne le conseguenze. E ricordo appunto un suo libro proprio sul mito dell'omogeneità giapponese relativamente alla storia di Okinawa. Ma si è occupata molto anche, per esempio, su fino a raggiungere l'eredità, ecco, dell'occupazione americana nel secondo dopoguerra. E quindi l'arrivo, per così dire, della democrazia in Giappone senz'altro è un capitolo di eccezionale interesse. Io do subito la parola a Rosa e la ringrazio moltissimo di essere qui tra noi. Prego, Rosa. Grazie molto a Carlo per questa introduzione, grazie agli organizzatori, un saluto alla Presidente e a tutti i partecipanti e i soci. Io appunto sono molto veramente onorata, insomma, di figurare tra gli oratori di questo convegno che parla appunto della democrazia e soprattutto delle democrazie, perché per noi, insomma, credo che ci occupiamo di queste aree, così, insomma, un po' alla periferia di questo grande Occidente, grande o comunque importante Occidente, per noi, insomma, il plurale è sempre qualcosa di molto molto utile, perché appunto anche quando parliamo della modernizzazione forse sarebbe più opportuno parlare di modernizzazioni, e quindi, insomma, questo concetto di democrazia che effettivamente arriva in Giappone in un paese che non aveva la minima, come dire, conoscenza, la minima percezione di tutti quei significati che racchiude questo termine. Questo non soltanto perché, diciamo, come è noto, il Giappone fino a una parte, insomma, fino alla metà dell'Ottocento resta un paese con limitati contatti con l'esterno, ma soprattutto perché esisteva una tradizione politica e culturale che era, potremmo dire, proprio antitetica rispetto ai valori promossi, insomma, quelli che anche il professor Beck nella lezione introduttiva di venerdì individuava proprio come i principi fondanti, cioè i principi senza i quali è difficile poter parlare di democrazia. Quindi ho scelto di considerare due momenti storici per analizzare appunto la ricezione del concetto di democrazia e poi l'applicazione del concetto delle istituzioni democratiche. Il primo momento è appunto il momento che si apre con la restaurazione Meiji del 1868, che segna l'inizio appunto della modernizzazione del paese, l'inizio appunto l'ingresso, insomma, del Giappone o comunque l'ambizione da parte del Giappone di entrare, diciamo, in quel mondo, di imitare quel mondo occidentale che viene appunto preso come modello. Ed è il momento in cui effettivamente entra questo concetto, ma vedremo appunto come entrerà e quali saranno gli ostacoli, insomma, soprattutto di natura interna, che impediranno sia un'assimilazione, insomma, sia un'applicazione a livello appunto delle istituzioni. L'altra fase che credo sia utile considerare è il momento appunto dell'occupazione statunitense, dell'occupazione alleata, ma in realtà un'occupazione a guida statunitense, un'occupazione che spesso viene chiamata appunto occupazione americana, che comincia appunto con la resa del 45, ma soprattutto, diciamo, la prima fase dell'occupazione alleata in Giappone, perché proprio in quei primissimi anni, direi proprio nei primi due anni, che vengono effettivamente portate avanti quelle che erano gli obiettivi che erano stati fissati già, diciamo, a Potsdam, con la dichiarazione di Potsdam, che il Giappone accetta appunto con la resa del 45. Quali erano questi due obiettivi? La smilitarizzazione e la democratizzazione. Effettivamente in questi due anni c'è una democratizzazione delle istituzioni,
ne parleremo tra un momento, e soltanto che appunto è una democratizzazione fortemente condizionata da un elemento importante, cioè una democratizzazione portata dagli occupanti, quindi è come dire una forte contraddizione. Però effettivamente il risultato, l'esito è quello di un paese che sul piano appunto delle istituzioni diventa un paese democratico. Però appunto partirei, andrei per ordine, partirei appunto dal periodo Meiji. Il periodo Meiji diciamo che è il momento in cui si afferma questa idea fa il suo ingresso questo concetto di democrazia, ed è interessante perché, come dire, è una fase in cui arrivano dal mondo occidentale tutta una serie di concetti nuovi, completamente estranei alla tradizione giapponese, che quindi vedono proprio una ricerca terminologica, cioè come combinare questi caratteri cinesi, quelli che usavano i giapponesi per scrivere, come combinarli per dare un senso, una traduzione a questi nuovi concetti che arrivano appunto dall'Occidente. È interessante perché il concetto di democrazia, che in giapponese è minshu, poi si minshu shugi, democrazia minshu sei, ma insomma è minshu, diciamo il concetto che a noi interessa, è molto interessante perché in realtà questo termine compare per la prima volta nella traduzione diciamo dell'espressione Democratic Republic, che figurava nell'opera Elementi del diritto internazionale di Henry Wheaton, che viene tradotto, appunto pubblicato nel 1836, viene tradotto in cinese, poi l'anno dopo in giapponese, ma comunque la scelta dei caratteri è la stessa, con appunto il Minshu no Kuni, cioè il paese, non si traduce il termine repubblica, resta neutro diciamo come paese, ma è interessante perché viene tradotto il paese del Minshu, cioè il paese della democrazia. Ora è interessante perché questo termine Minshu è formato da due caratteri, il primo è popolo, il secondo indica il sovrano, ma sia in Giappone sia in Cina questi due caratteri avevano sempre indicato il sovrano del popolo, cioè il capo, il monarca, insomma, l'imperatore. È interessante perché il traduttore, che era un reverendo presbiteriano che appunto conosceva bene il cinese, il giapponese, eccetera, lo traduce usando questo termine e capovolgendo sostanzialmente. Non più il sovrano del popolo, ma il popolo sovrano. Ed è, diciamo, una scelta singolare, effettivamente singolare, però poi sarà un'interpretazione di quella espressione che poi verrà assunta nel periodo Meiji. Nel periodo Meiji il termine, diciamo, proprio Minshu, democrazia, diventa estremamente popolare, soprattutto nei primi anni del periodo Meiji. E c'è una data precisa, ed è il 1874, che è l'anno in cui un importante e molto attivo all'epoca movimento, che si chiamava Movimento per le Libertà e i Diritti del Popolo, che quindi incarnava tutta una serie di idee di uguaglianza, di libertà, presenta una petizione per chiedere l'istituzione di un'assemblea nazionale. E quindi diciamo che questo movimento viene, il debutto di questo movimento viene così fissato, insomma, al 1874. Ma è interessante perché proprio in questa fase, in questi primi anni del periodo Meiji, che c'è una forte diffusione di queste idee. Idee diciamo liberali, ed è diciamo questo movimento è un po' il riflesso di questo clima del primo decennio dell'era Meiji. Sostanzialmente cosa accade? Accade che i giapponesi vogliono modernizzare il paese, hanno come modello naturalmente soltanto il modello occidentale, ma non capiscono, come dire, il segreto dell'Occidente, quindi immaginano che dall'Occidente occorra apprendere tutto, e quindi viene importato e tradotto
è diffuso, diciamo, in modo praticamente c'è un'accettazione e anche una come dire, un sostegno quasi acritico nei confronti di tutto quello che viene dall'Occidente. E questo caratterizza il primo decennio. Poi ci si rende conto che in mezzo appunto a queste opere, appunto parlare di democrazia, parlare appunto di liberalismo, eccetera, non è un qualcosa, come dire, di neutrale rispetto alla possibilità di mantenere un certo controllo sulla società. E c'è quindi una sorta di ritorno alla tradizione. Quindi questo passaggio, secondo me, è estremamente evidente dalle due riforme avvenute a 7 anni di distanza l'una dall'altra, che riguardano il sistema educativo. La prima riforma del sistema educativo viene varata nel 1872, quindi in questo clima di appunto infatuazione per l'Occidente, eccetera. E viene varata tanto viene ovviamente introdotta l'obbligo scolastico, ma vengono inseriti dei programmi molto, come dire, all'avanguardia per l'epoca. Ci si ispira anche a una pedagogia, insomma, all'avanguardia per l'epoca, ed è una cosa assolutamente inedita nella storia del paese, una educazione che vuole, come dire, lasciare spazio all'inclinazione dell'individuo, del singolo, e questo effettivamente è un qualcosa di assolutamente nuovo, diciamo, per un paese, insomma, e comunque diciamo per quelle società confuciane, tornerò tra un momento sul confucianesimo, che invece, come dire, danno una priorità agli interessi e ai diritti della comunità rispetto agli interessi e ai diritti del singolo. Quindi è effettivamente una riforma molto, che è figlia proprio di quel periodo là. Nel 1879, quindi terminato un decennio, per questo si parla del primo decennio dell'era Meiji e poi una sorta di inversione di rotta. 1879 viene varata una seconda riforma del sistema educativo che non solo centralizza il controllo su tutto il sistema, mentre appunto la riforma del 72 lasciava anche un'ampia autonomia professionale agli insegnanti, nella riforma la seconda riforma del 79 il controllo viene centralizzato ed è in qualche modo lo Stato a dettare i contenuti dei curricula scolastici. E un altro elemento estremamente importante è che nei curricula scolastici vengono inseriti i corsi di etica. Quindi sostanzialmente è lo Stato in qualche modo che come dire, stabilisce cos'è l'etica, insomma, cosa tutti gli studenti del paese, tutti gli scolari del paese debbano studiare. Cos'è quest'etica che prevale, diciamo, in questo passaggio che poi diciamo segnerà la via che il Giappone percorrerà fino alla fine, fino alla catastrofe sostanzialmente, cioè fino alla fine della seconda guerra mondiale, del secondo conflitto mondiale. Diciamo è una miscela di elementi shintoisti e di elementi confuciani. Shintoismo, che diciamo era tradizionalmente un culto che però già dal Giappone antico era stato impiegato a sostegno della legittimità dell'imperatore, perché diciamo affermava che l'imperatore fosse un discendente diretto della divinità solare, si chiamava Amaterasu. Quindi sostanzialmente dà una legittimazione al potere politico dell'imperatore e soprattutto da questo elemento di divinità, di una divinità che viene tramandata appunto da imperatore in imperatore. Questo shintoismo svolge, come dire, aveva in nuce, insomma, una portata tale da divenire subito, con la restaurazione del 1868, un culto di Stato. Infatti si parla di Kokka Shinto, cioè dello Shinto, proprio la traduzione è Shinto di Stato.
Shinto di Stato che vuole sostenere proprio la restaurazione, perché quando noi parliamo di restaurazione Meiji, vuol dire semplicemente, è l'abbreviazione della restaurazione del potere imperiale, cioè l'imperatore dopo secoli, diciamo, in cui si era ritirato dalla vita politica e svolgeva soltanto un ruolo sacrale e aveva governato di fatto la classe militare, si riappropria in qualche modo, cioè toglie la delega ai militari, si riappropria del potere politico e quindi rientra nella scena politica nazionale. Quindi, come dire, cioè lo shintoismo, insomma, prefigurava proprio un forte sostegno a questa concezione. Ma lo shintoismo ha un altro elemento importante, perché lo shintoismo è un culto squisitamente giapponese. Cioè lo shintoismo, siccome appunto prefigura dei miti della fondazione, gli dèi, questi dèi, eccetera, fondano soltanto il Giappone, quindi non c'è una cosmogomia, c'è una nippogomia, non so come dire, cioè parla soltanto del Giappone. Quindi prefigura questa immagine dell'imperatore come padre dei sudditi giapponesi, eccetera. Quindi prefigura effettivamente un culto che appartiene solo ai giapponesi e a tutti i giapponesi, quindi è molto esclusivo, sì. Quindi è un qualcosa di molto utile al nazionalismo moderno, ed è anche questa la ragione per cui viene trasformato appunto da un culto in una vera e propria ideologia di Stato che svolse un ruolo primario nella costruzione dell'identità nazionale. Il fatto che lo shintoismo venne definito una non religione, cioè perché poi nella Costituzione che sarebbe stata varata nel 1889 viene introdotto un articolo che disciplina la pratica religiosa, ma lo shintoismo è completamente fuori perché viene concepito quasi come una sorta di dovere civico, quindi sostanzialmente è una religione che però quindi con tutta questa portata, diciamo, relativa alla sacralità del potere imperiale eccetera, che però è al di fuori appunto del controllo delle religioni, anche che resterà fuori dal controllo, diciamo, di questo articolo della Costituzione. Quindi, come dire, è davvero un elemento importante che però, come dire, prefigura anche appunto questa perfetta aderenza tra Stato e popolo, no? E non è, ed è, come dire, è un caso abbastanza unico, credo, proprio a livello mondiale, perché non opera né in termini eccessivi, come per esempio operano le religioni sovranazionali, le religioni universali, e neanche in termini restrittivi, come per esempio le religioni di minoranze, insomma, pensiamo alla Chiesa Valdese in Italia, ecco. Quindi, e l'altra questione però è che, sovrapponendo questa idea, insomma, dell'aspetto divino dell'imperatore e dell'idea che i giapponesi siano figli, facciano parte di questa grande famiglia, in qualche modo prefigura una forma di controllo ideologico su ogni aspetto della vita pubblica, ma anche privata dell'individuo. La seconda concezione, che però è una concezione laica, il confucianesimo è una filosofia, un sistema di pensiero, non ha nessuna connotazione religiosa, ma io dico sempre una religione laica, perché ha una portata talmente importante, talmente invasiva nella sfera interiore dell'individuo, che può essere paragonata appunto a una religione, non tanto come sistema di pensiero, ma per l'efficacia che agisce proprio sulla sfera individuale. Il confucianesimo nasce in Cina, poi
viene trasmesso in tutto questo che noi chiamiamo il mondo confuciano, cioè l'Asia orientale, ed è una concezione che in Giappone viene assunta proprio a ideologia, soprattutto dal 1600 in avanti, proprio perché funziona in termini di mantenimento della stabilità sociale. Uno degli elementi, come dire, più importanti è l'armonia sociale, ma l'armonia sociale è un qualcosa che nega ogni forma di conflitto, ogni forma di tensione, di disaccordo. E, come dicevo prima, la priorità degli interessi collettivi su quelli individuali, l'enfasi sulla virtù personale più che sull'esercizio di una legge pubblica, quindi, no? E quindi questo rimandare anche ai rapporti, diciamo, di natura privata, personale, più che l'aspetto pubblico. E sostanzialmente nega, io ho ascoltato con grande attenzione la conferenza, la lezione del professor Vega, perché appunto parlava di questo spazio pubblico, no? Che è una... lui parlava di tessere del mosaico, ma poi credo che ci siano tessere veramente forse più importanti, e questo aspetto dello spazio pubblico è un elemento vitale per la vita democratica, per la concezione appunto democratica. E effettivamente il confucianesimo nega questo spazio, diciamo, pubblico, e quindi sostanzialmente questa riforma del 1879 prefigura una etica che è una miscela, diciamo, tra lo shintoismo e il confucianesimo. E la stessa Costituzione del 1889 è figlia di questa svolta, diciamo, di ritorno sulla tradizione. È interessante perché viene promulgata l'11 febbraio del 1889, e l'11 febbraio è la data mitica della fondazione del Giappone ad opera, cioè il primo imperatore che dal cielo scende in terra è l'11 febbraio del 660 a.C., una data naturalmente mitica perché l'impero giapponese, le strutture dell'impero giapponese nasceranno almeno mille anni dopo. Quindi, e c'è un aspetto interessante. Lo stesso movimento per la libertà e per i diritti civili, quello che vi dicevo nel 74 debutta, sostiene l'idea della democrazia, delle libertà del popolo, dei diritti del popolo, non coglie, come dire, non mette in discussione questi aspetti della tradizione, cioè non ci si rende evidentemente conto che vi era una piena aderenza tra la sfera pubblica e la sfera privata, che non viene minimamente intaccata neanche dal pensiero appunto di questi teorici, di questi intellettuali, che pure si innamorano e sostengono, continueranno a sostenere nel periodo, diciamo, successivo al 1879 con molta più difficoltà perché il clima politico era cambiato, ma non si rendono conto, come dire, della necessità, come dire, che il prerequisito per poter praticare queste forme di libertà individuale passava attraverso una messa in discussione completa della tradizione. Quindi sostanzialmente noi in questo momento, in questa prima fase che io prendo ad esempio, poi andrò molto più veloce perché vedo che forse sto sforando sulla seconda parte, però mi pareva molto interessante questo aspetto appunto della mancata laicizzazione dello Stato, cioè lo Stato viene, con lo shintoismo di Stato e la figura dell'imperatore, verrà ribadito questo nesso tra potere sacrale e potere politico che andrà in frantumi soltanto con la fine della guerra, quindi fino al 1945 poi, cioè fino all'altro ieri, prevarrà questa concezione. E questa diciamo costituzione che effettivamente non assume in alcun modo questi valori, diciamo, liberali, democratici, quelli che sono, potremmo dire, proprio le mattonelle, insomma, di qualunque possibilità di formulare delle pratiche, dei discorsi democratici.
Arriviamo poi al 1945. 1945 la storia è abbastanza nota, la resa del Giappone, bombardamenti atomici, l'attacco della dichiarazione di guerra da parte dell'Unione Sovietica e il 15 agosto il famoso discorso dell'imperatore che annuncia, insomma, questa, non parla mai naturalmente di sconfitta, ma naturalmente viene recepita come una sconfitta totale. Ed è una sconfitta totale perché effettivamente in Giappone non vi sono delle forme di resistenza organizzata. Non dico dell'Italia naturalmente, ma neanche quelle forme, diciamo, che si ebbero pure nella Germania. E in Giappone i dissidenti, diciamo, del regime si limitarono semplicemente a dissentire nel proprio spazio privato. Noi abbiamo testimonianze di, come dire, scritti che vennero prodotti in quegli anni della guerra, ma effettivamente non ebbero alcun impatto, diciamo, né politico né sociale, insomma. Questo gruppo di intellettuali dissidenti restarono davvero, operarono nel privato. Quindi per questo la sconfitta del Giappone appare una sconfitta totale. Ed è una sconfitta totale che peraltro, come dire, cui l'occupazione alleata aggiunge qualcos'altro. Il Giappone viene sconfitto e viene occupato. Però io vorrei soltanto leggervi un passaggio del discorso che Douglas MacArthur, che fu appunto il comandante supremo delle potenze alleate, pronunciò il 2 settembre del 45, quando su questa corazzata dispiegata nella baia di Tokyo, questi poveri, umili giapponesi, molto più piccinini peraltro rispetto a questi americani, molto alti, molto possenti, eccetera, andarono a firmare il discorso della resa. MacArthur, che sostanzialmente resse le redini dell'occupazione alleata, fece un discorso molto interessante. Io ho estrapolato alcuni passaggi perché mi sembrano veramente interessanti. Oggi le armi tacciono, una grande tragedia si è conclusa, una grande vittoria è stata ottenuta, una nuova era si apre dinanzi a noi. Noi siamo vincolati dai principi della dichiarazione di Potsdam affinché la popolazione giapponese venga liberata da questa condizione di schiavitù. Oggi in Asia, così come in Europa, popolazioni liberate dalle catene stanno gustando appieno il dolce sapore della libertà e il sollievo dalla paura. Cioè, sostanzialmente, questi occupanti si presentano come i liberatori della popolazione giapponese. E questo effettivamente, come dire, crea, come dire, un'ulteriore confusione, insomma, rispetto all'idea anche che questi occupanti, che erano i nemici contro i quali si erano schiantati, erano andati a schiantarsi kamikaze fino a 2 giorni prima, arrivavano adesso a liberare, non soltanto a liberare il Giappone, ma persino a portare la democrazia, a democratizzarlo. E naturalmente, come dire, gli occupanti da una parte, io immagino, perché insomma, possiamo, a volte leggiamo le cose, ma insomma leggiamo quello che gli intellettuali scrivono, poi cosa le persone, diciamo, devastate davvero dalla fame e dai lutti, cosa pensassero, non lo sappiamo, ma è probabile che effettivamente accolsero con sollievo la fine della guerra, perché era veramente un popolo stremato e alla fame. Però, ripeto, il fatto di essere stati liberati dagli occupanti, evidentemente, che portavano peraltro la democrazia, insomma, poneva questa resa, questo 15 agosto, come un qualcosa di estremamente ambiguo. Era allo stesso tempo una vergogna nazionale ed era nel tempo stesso appunto una liberazione. Ma nel discorso di Douglas MacArthur, quello che vi ho appena letto, c'è un altro elemento secondo me molto interessante, perché qui c'è in nuce il primo seme che lui getta per la creazione di questo mito del nuovo Giappone, cioè il nuovo Giappone che nasce dalle ceneri della guerra,
come se in una notte potesse nascere appunto un nuovo Giappone democratizzato, liberato, democratizzato appunto dagli americani. Questo nuovo Giappone fondato sui principi di democrazia e di pace, pace e democrazia, perché smilitarizzare significava, come dire, portare la pace e la democrazia, e quindi una forte enfasi sul ruolo che gli Stati Uniti ebbero nel far transitare il Giappone verso la democrazia, perché di fatto il Giappone, con la Costituzione che venne poi adottata nel 1947, divenne un paese pienamente democratico, anzi direi che il bisturi statunitense andò molto in profondità, per esempio dettando i contenuti di quel famoso articolo 9 della Costituzione giapponese che vieta al Giappone qualunque forma di riarmo, ecco. E di qui anche l'altro mito, insomma, del pacifismo giapponese, come se il pacifismo giapponese potesse nascere appunto semplicemente da un articolo dettato appunto dagli occupanti. Ora è evidente che c'è, in questo discorso di MacArthur, c'è una assoluzione plenaria del popolo giapponese, perché se il popolo giapponese era un popolo in catene, era un popolo che era privo di ogni responsabilità circa i crimini e tutto quello che era accaduto nel periodo dell'occupazione dell'Asia e del Pacifico, di tutto quello che il Giappone, i lutti che il Giappone aveva provocato in questa avventura e bellica. Però c'è un problema, ma se sono gli americani a portare questa democrazia, ma qual è il ruolo dei giapponesi? Cioè i giapponesi sono semplicemente, come dire, degli oggetti di un discorso, degli oggetti di politica che non hanno alcun ruolo in questo processo. Quindi sostanzialmente io credo che questo, oltre appunto a quelli che erano gli elementi endogeni, insomma, che naturalmente non vennero dissolti in una notte, è chiaro che gli occupanti, come prima misura dell'opera di democratizzazione e di smilitarizzazione, ci fu l'abolizione del sistema educativo che era il fulcro dell'indottrinamento, eccetera, eccetera, ma insomma una popolazione indottrinata per secoli, potremmo dire, non poteva poi essere, come dire, privata, diciamo, di queste concezioni, insomma, in una notte. Quindi questo è sicuramente un elemento che continua a giocare. Ma poi c'è questa deresponsabilizzazione, che così come vengono deresponsabilizzati dalle colpe belliche, vengono deresponsabilizzati del ruolo che possono svolgere all'interno del processo democratico. Questo è un altro elemento che secondo me condiziona fortemente gli esiti della democrazia e anche di quella impegno che la società giapponese avrebbe dovuto avere appunto anche l'occasione, diciamo, di vedere democratizzate le proprie istituzioni. Questo secondo me contribuisce a mantenere una forma di apatia politica che, a parte diciamo alcune brevi stagioni di sperimentazione politica, resta a mio avviso ancora oggi a caratterizzare appunto la vita politica giapponese. Mi scuso, forse sono andata troppo in là e concludo così. No, Rosa, grazie molte. Assolutamente veniale come sforamento, non ti devi preoccupare, grazie infinite. Grazie. Davvero. Mi chiedo se forse abbiamo sbagliato a formulare la domanda che ti abbiamo rivolto, piuttosto che parlare dell'introduzione della democrazia in Giappone, forse avremmo dovuto parlare dell'introduzione del nazionalismo occidentale in Giappone, perché anche lì la questione forse sarebbe apparsa di un certo interesse, perché credo non siano scindibili le due dimensioni.
Ma anche questo te lo chiedo dopo. Mi fermo qui insieme a un'altra questione a proposito dei partiti politici che mi piacerebbe sollevare. Mi fermo qui invece per aprire la discussione. Se volete intervenire dovete essere così cortesi di alzare la manina gialla, come vedete, in basso, e possiamo. Nessuno rompe il ghiaccio. Provo io a fare una domanda per Giulia che riguarda. Mi ha colpito molto il suo accenno alla Camera dei Lords come elemento di compensazione dei difetti di uno sfrenato parlamentarismo, eccetera. Io ricordavo che in quella che definiamo questa trasversale crisi di fine secolo, che tu hai tratteggiato esattamente lungo l'intero arco dei paesi che vengono coinvolti in questa fase di profondo rinnovamento, per qualcuno più tormentosa che per altri, uno dei grandi elementi di dibattito politico era la riforma del Senato. E tra l'altro sarebbe interessante chiedere a Rosa, ecco, se anche in Giappone si inventa un Senato che ha le stesse caratteristiche. Mi pare che i giapponesi siano abbastanza sensibili nei confronti del sistema politico elettorale tedesco, e quindi vedere come viene affrontata la questione del bicameralismo. E appunto volevo chiedere a Giulia se questo dibattito sul Senato, che sono quasi tutti, come dire, di nomina regia, cioè non elettivi, eccetera, ereditari, abbia a che fare con questo tranne che in Inghilterra, come hai detto tu, abbia a che fare con questa pressione democratica a cavallo tra 8 e 900. Sì, allora io devo dire che mi sono occupata più del caso italiano e di quello inglese. In Francia il Senato era elettivo, sebbene in forme diverse rispetto all'Assemblea nazionale, però scusate se sentite il mio cane, ma oltre ad occuparmi di animali, li ho anche. No, volevo dire, allora, In Italia io non ho trovato molti riferimenti in questa fase al tema del Senato, a una riforma del Senato, che semmai è più presente dopo la Prima Guerra Mondiale. Per come ho visto io, insomma, le riflessioni degli intellettuali a cavallo tra i due secoli, il problema era, per alcuni, diciamo, per gli ambienti schematizzando più conservatori, trovare delle istituzioni potenzialmente super partes rispetto alle pressioni, alle pulsioni dei partiti, delle masse, dei numeri, no, che stavano emergendo in una società di massa e col suffragio sempre più largo, per non dire universale. In Italia questa risorsa fu individuata nella corona, dal classico e arcinoto, torniamo allo statuto di Sonnino, che tra l'altro si andava, come dire, ad inserire in una realtà costituzionale come quella italiana, nella quale lo statuto effettivamente prevedeva che fosse il sovrano, come dire, titolare dell'esecutivo, e che era stata la prassi, la consuetudine inaugurata già da Cavour, e che comunque, diciamo, in Italia non ha seguito un percorso sempre lineare, comunque, di trasformare il sistema costituzionale puro in sistema parlamentare. Quindi in Italia, come potenziale risorsa neutra e super partes, in grado di correggere le disfunzioni del government by groups, si guardò al sovrano, e in Gran Bretagna alla Camera dei Lord, che era diventata, soprattutto dopo la crisi dell'86, baluardo del partito conservatore,
e che quindi al momento della crisi costituzionale innescata dal fatto che la Camera dei Lord non volle approvare la legge di bilancio di Lloyd George del 1908, il famoso People's Budget, e appunto si aprì una vera e propria crisi costituzionale, la Camera dei Lord era vista dai conservatori come il solo istituto in grado di rimediare agli effetti destabilizzanti e corrosivi delle passioni del caucus, no? Prima non ho letto un passaggio, diceva Herbert Maxwell sulla 19th Century Review, che a differenza della Camera elettiva, la Camera alta dava ascolto non alle vampate passeggere della popolare Saura, ma solo alle richieste stabilmente radicate nell'opinione pubblica. Quindi era la voce di coloro che hanno e che sanno, no? Delle classi colte che in passato detenevano, no? l'esclusività del potere politico e adesso sempre meno. Quindi diciamo il tema delle camere alte, il tema della Camera Alta, io l'ho trovato soprattutto in Gran Bretagna, un po' come con la stessa funzione che veniva attribuita in Italia al sovrano, cioè garantire un potere neutro e autonomo rispetto ai partiti, rispetto ai gruppi. Ma in entrambi i casi questa strada, come dicevo prima, ha fallito, perché alla fine, no, con la legge dell'11, la Camera dei Lord, come è stato detto, ha deciso di suicidarsi. I Lord accettarono la legge che privava loro degli stessi poteri della Camera elettiva. Quindi e così come in Italia hanno fallito i tentativi di rafforzare l'esecutivo, insomma i tentativi di andare in una direzione antiparlamentare. Non so se ho risposto alla sua domanda. Non sento. Carlo, il microfono. Carlo. Scusate. Ho visto una mano alzata di Gabriele D'Ottavio. Farei, se siete d'accordo, Rosa, se sei d'accordo, prima di rispondere a me, potremmo sentire la domanda di Gabriele D'Ottavio. Prego. Sì, grazie. Ringrazio Giulia e Rosa Caroli per le due relazioni. Avevo due curiosità per l'intervento di Rosa Caroli. Mi chiedevo come veniva tradotto. Ho trovato molto affascinante il discorso sulla traduzione semantica del concetto di democrazia. Mi chiedevo se poteva brevemente dire qualcosa su come viene tradotto il concetto di Occidente, cioè un po' si ricollega alla domanda di Carlo sull'idea delle origini della democrazia come le origini del nazionalismo occidentale, ma a quali spazi geopolitici viene associato il concetto di Occidente, a quale immaginario anche politico valoriale, insomma sappiamo che è un concetto piuttosto complicato e che mal si presta, come dire, a una definizione unitaria. E la seconda questione, ma anche qui veramente vorrei sollecitare una risposta breve, per ragioni immagino di tempo e di esposizione ha saltato il periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. Mi chiedevo se il momento wilsoniano rimane, come dire, la sua ricezione in qualche modo risulta impermeabile, se ho capito correttamente il suo ragionamento, insomma il Giappone è quasi poco ricettivo, impermeabile alle ricadute del momento wilsoniano di Manela. Grazie mille. Tocca a me, rispondo? Rosa. Certo. Ok, vai. Grazie molte, grazie a Carlo, grazie al professor D'Ottavio per questa domanda. Allora, parto con la Camera e il Senato, sulla questione del Senato. Molto brevemente, la Costituzione del 1889 prevede appunto una Camera, un sistema bicamerale, con una Camera alta di nomina imperiale, quindi poi entrano sostanzialmente, entrano in automatico tutti i nobili
che vengono nominati dall'imperatore, quindi sostanzialmente è una camera che non ha alcuna valenza, diciamo, come espressione di individui al di fuori dei circoli proprio della corte imperiale del governo. E la camera bassa è altrettanto, diciamo, poco incisiva nella misura in cui viene è elettiva, ma viene eletta sostanzialmente per censo, e se non vado errata fino alla fine del 1800 non fu più dell'1% della popolazione giapponese che prese parte appunto alle elezioni. Quindi sostanzialmente, diciamo, un parlamento molto molto debole nei confronti appunto della di un'autorità della monarchia, cioè dell'imperatore, insomma, assolutamente evidente, ecco. Sulle domande, dunque, l'Occidente, io confesso non ricordo se già nel periodo, sì, ma forse già nel periodo, diciamo, si chiama Edo Tokugawa, insomma il periodo feudale, ecco, per capirci, quello che va dagli inizi del 600 fino al crollo del feudalesimo, che poi apre la... In realtà circolano, come dire, delle idee, dei termini che indicano il mondo europeo, non tanto l'Occidente in quanto tale, ma il mondo europeo, e sono soprattutto associate all'Olanda, perché la Compagnia Olandese delle Indie Orientali era l'unica ad aver contatti con il Giappone, e quindi tutta una serie di informazioni passavano attraverso appunto questa piccolissima, ridottissima comunità di personaggi, diciamo, europei, che erano gli unici che riuscirono a restare in Giappone, diciamo, tra grosso modo il 1630 fino al 1854. Quindi non è è soprattutto l'Europa. Il concetto di Occidente nasce sicuramente con i trattati inuguali, cioè qual è l'Occidente? L'Occidente è quel mondo forte, potente militarmente, capace di imporre con la forza, o comunque paventando, no, la minaccia, insomma, della forza, eccetera, eccetera, di imporre delle condizioni appunto assolutamente svantaggiose per i giapponesi. Quindi questo Occidente è soprattutto l'Occidente da ammirare, perché certo è un modello, però è anche quell'Occidente vorace e ingiusto, perché poi, e per arrivare appunto anche alla toccare, insomma, poi ci entro nella seconda domanda che mi ha rivolto, quella appunto del periodo wilsoniano, cioè sarà anche quell'Occidente che impedirà al Giappone di avvantaggiarsi della competizione coloniale, semplicemente perché è arrivato in ritardo nella competizione coloniale. Quindi gli altri hanno già, come dire, questo Occidente ha già beneficiato, no, dal congresso di Berlino in avanti, no, di tutta una serie di elementi favorevoli, e poi invece dopo la fine della prima guerra mondiale il Giappone, che invece vorrebbe ottenere una serie di spazi, che ha già in realtà ottenuto una serie di spazi, ma vorrebbe avere dei riconoscimenti della comunità internazionale, che è poi appunto questo mondo occidentale ammirato ma anche odiato, insomma, temuto ma anche odiato. E quindi è l'Occidente, come caratteri viene usato il punto cardinale, cioè il mondo che sta a, io mi sbaglio sempre, a ovest, certo, se questo è est, quello sta a ovest, ok, è il mondo che sta a ovest, i due caratteri sono questi, ecco, però come significato è esattamente l'Occidente, è l'Occidente che appunto impone i trattati inuguali, quindi l'Occidente. Per quanto riguarda il periodo, appunto, il periodo, credo, a cui lei faceva riferimento, è quello che di norma viene chiamata il periodo della democrazia
Taisho. Taisho è un periodo che segue il periodo Meiji, che prende il nome dall'imperatore che governò tra il 1900, che regnò, scusate, tra il 1912 e il 26, perché grosso modo coincide in quel periodo. Però in questo caso è interessante perché democrazia non viene tradotta come Minshu, ma viene tradotta come democracy, cioè è la traduzione, viene, perché in giapponese si possono anche tradurre usando un altro alfabeto, ma tradurre la fonetica. Come per esempio, appunto, non so, dico una banalità, il gelato si dice aisukurimo, perché viene importato il gelato, viene importato il suono e viene importata questa parola. È interessante perché per il periodo della cosiddetta democrazia Taisho non viene usato il termine Minshu, ma viene usato il termine democracy. E qui c'è una ragione specifica per cui non può essere usato il termine Minshu, perché in realtà il più importante teorico di quel periodo, si chiamava Yoshino Sakuzo, che era un grande fautore della, appunto, democratizzazione, anzi lui in verità era un fautore, come dire, prefigurava poi la nascita di una società socialista in Giappone. Ecco, lui non parla di Minshu, lui parla di Minpon, che sembra dei giochi di parole, ma in realtà non è la sovranità del popolo, ma è la sovranità per il popolo, cioè ci vuole un governo che governi a favore del popolo, quindi rimanda un po' agli ideali confuciani, se ci pensiamo bene, perché in fondo anche i governanti confuciani governavano a favore del popolo, ma il popolo non ha nessun ruolo in tutto questo. Quindi, come dire, è sicuramente una parentesi, viene, ci sono del fermento di idee, eccetera, però non è democrazia. E infatti non viene usato il termine Minshu, ma viene usato il termine democracy. Quindi credo questo sia abbastanza indicativo. Non so se sono stata chiara. Sì, grazie. Grazie a lei. Grazie davvero. Ci sono altre domande? Altre questioni? Chiedo a Gia e a Enzo come vogliamo procedere. Se non ci sono altre domande, io penso che possiamo salutarci qui, senz'altro. I prossimi appuntamenti sono all'incirca fra una settimana, se ricordo bene. Se, giusto? Dovremmo essere... Sono lunedì e martedì prossimi. Esattamente, il 14 e il 15 luglio. Mi pare che il link Zoom sia sempre lo stesso, vero? Quindi, sì, gli orari sono sempre gli stessi, dalle 15 in poi. Dovrebbe... Sì. Bene, io ringrazio tutti davvero, soprattutto ringrazio i relatori per le splendide relazioni che abbiamo ascoltato e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie. Grazie, arrivederci. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie, buon pomeriggio. Grazie davvero.